No. No. È un genio. No, 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 no. Nicolas non lo sa, ma ha appena rischiato di farci bannare. Era uno scherzo, era uno schiaffo finto. Era uno scherzo, era uno schiaffo, sì. Però ragazzi, se lo fai, fallo vero. No, lo ci bannano, ma devo anche vedere. Ma no, ma che? Certo. Ma era una simulazione. Certo. Ma no, ma non ci bannano. Allora andremo su YouTube, come dicevamo. Eravamo d'accordo. Ma sì, eravamo d'accordo. Ma gli ha preso il collo, tipo. No, ma è stato... Me l'ha accompagnato. Ma ho capito, è una citazione a Will Smith. No, sì, ma perché tutta questa analisi... Tutta questa live nasce da io e Tonno stamattina, perché come sapete l'ho portato a in studio dal carrozzaio. Ah, no, è vero, no, aspetta, non lo sapevo. Carrozziere, come si dice? Carrozzaio. No, carrozziere. Carrozziere. No, quello è uno che porta le carrozze. Una roba importante, domani stessa cosa. Perché sei... No, allora, bisogna che mi accompagni solo lì, poi prendo la macchina e posso, e ce l'ho di nuovo. Posso fare un'interruzione un attimo e fare un applauso da parte della chat, soprattutto a Frank che ha tagliato i capelli. La gente è qui per vederlo, un stanno applauso. Tutti scrivendo che è un figone. Saranno cazzi miei. Stai bene? Io vorrei farmi pelato, bene? Ma so che mi devo accollare tutti. Sei pelato. Guarda che stai bene, per lo step alla volta. Quindi, allora. Esatto, quindi la mia idea è con calma saranno sempre più corti senza che veni accorgiato. Però chiunque ti dica tu sei pelato, io vado a dare degli schiaffi. Chat impazzita, Tu sei pelato. No, era una citazione alla cosa che era successa. Semplicemente qua. Ma ho notato una roba, da quando hai capelli corti sembri più buono. Non capisco se anche secondo me è vero che siamo più buoni, tipo più felice. E se mi faccio pelato? Ah, magari impazzisce. Non lo no, so, ma lì diventa super felice. Però stavo pensando, magari i capelli tipo ti pesano 5 kg. A me sembra la tua ragazza di brutto. Sì, quello me l'ha già detto anche. Sai che mi sembri, sì, ho detto, io l'ho vista una volta gli stessi capelli di Ludovica. Tu non lo guarda con occhi diversi oggi, Frank. Con gli occhi del desiderio. Ma ultimamente ma lo fai già. Oh cazzo, ho avuto un pensiero intrusivo. Cioè? Limonare Frank. Sì. No. Merda. No, allora no, ultimamente mi capita però di essere scambiato per una ragazza e... Cioè mi succede tipo ai ristoranti. Da dietro arrivano e no, a volte fanno delle reazioni signorina, strane. Perché non si aspetta, perché vedono la barba secondo me e si confondono. Ma cioè, è possibile, ma veramente? Sì, mi chiamano tipo signorina. Succede anche a ragazza. Dicono. Ma si vede, scusa, dalla fisicità, sì, sempre anch'io. Secondo me anche Pingu. Anche Pingu. Sì, 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 tutto. Vedi, tutto, vabbè. Tra l'altro, secondo me in regia ho portato in esclusiva il video del taglio dei miei capelli. Che cazzo dici? C'è il video. Davvero? Dove l'hai messo, scusa? Ce l'hanno in regia. Intanto siamo già in hype 3, livello 5. Se lo vogliono guardare, dovrebbero andare. Lancerei anche un sondaggio e chiederei se vi piace Frank così. Sondaggione. Vogliamo un bel 100%. No, cioè veramente la chat impazzita, quindi voglio tutti sì davvero. Comunque deve essere una roba stranissima, tipo chiamare signorina sia Frank che Pingu. Pingu, quando andiamo insieme si girano e vedono Frank e Pingu, perché vedessero uno di noi, vabbè, dici ok, però proprio le loro facce, cioè proprio ci mi fa spaccare. Hanno sempre un facciamo sussurro. Una roba, il video dei tagli dei capelli di Frank, facciamo i mercenari, cazzo, visto che ha un potere assurdo. No, anche perché dobbiamo richiederne, perché siamo al... Cazzo, è tardi, siamo al 28, avevamo previsto sulle 3000, siamo messi di merda. Però siamo no, aggiornato il count. Ah, bravo, aggiornare subito il count. Potrebbe essere un peggio, però secondo me giù, per quando ci sappiamo. Secondo me arriva a 47. È arrivato a 45, mezzo. Ma no, non l'ha aggiornato, quelle sì, l'ha aggiornato a 45. Quello è perché uno si è appena subbato, come vedi in chat. Guarda, 46 l'ha appena aggiornato. Perché in chat si stanno subbando. Ma guarda, questo non so. Allora, a proposito, mettiamo, diceva Cesare, il video del taglio dei capelli di Frank. No, non è una roba seria, è una stronzata. No, non è il vero video dei tagli. No, dopo sembra uno scam. Comunque non è il vero video. Scusa, ci scammi così, ci hai messo hype a noi. C'era un video pronto, ma non era. Vabbè, allora andiamo a vederlo adesso. Scusa. Vabbè, questo è quello aggiornato, però 2551. Comunque affondiamo lo stesso. Affondiamo, oggi si affonda, ragazzi. Ringraziamo intanto Giulia e Perez per aver regalato. Ricordo che adesso gli abbonamenti dovrebbero essere scontati del 20%. Ah, sì? Okay. Sì, quindi non quelli regalati che c'erano prima, ma quelli che li comprassero. Quindi smettete di farvi regalare abbonamenti e comprateveli con i vostri soldi. Ma Vez, fidati comunque.
quei capelli lì, secondo me, avevano dentro la malvagità. Forse probabilmente tipo l'incazzatura. Ma no, stavano se forse pelato un po' buttando giù. Peggio, ma anche secondo me il riflesso allo specchio ti faceva vedere in una certa maniera e ti incazzavi molto di più. Perché quando ti vedi un po' tipo... non trasandato, però con i capelli più lunghi, la barba più lunga, ti senti più... rozzo. Ma secondo maturo. Me anche quando Frank si fa la barba viene tipo più felice in studio. Sembra anche più giovane. Un po' l'ho tagliata, forse per quello un po'. Ma io diciamo puntavo a non avere più capelli in bocca mentre mangio. Ah, spero... tanta roba. A pranzo non è successo. Sai che io alla fine ogni pranzo, cioè, questa fa un po' schifo da dire. Ogni pranzo ce ti vanno in bocca i capelli anche mi te? Mi va sempre in bocca il capello. Ok. Ma te però ce li hai corti, quindi lo senti e lo togli. Sì, lo tolgo. A me si incastra proprio nei denti. Ti giuro che la rotola e devi stirare fuori queste robe incredibili. Intanto lo faccio anche in pubblico e dico, boh, ma avranno visto. Che schifo. Spero non succeda più. No, capita con i capelli lunghi. Beh, va bene, va bene. Ma torniamo alla nostra macchina mia di tonno. Stavamo venendo qua in studio. Ma no, vogliamo vedere il video di Frank. Ma c'è il video, mi sono perso, va bene. Fateci sapere. Ok, andiamo a vederlo. Agevoliamo. Dai, no. Ma questo non è che no. L'ho visto prima. Pingu prima. Non è maltrattamento sugli animali. È tosatura. Ma se non trattano le capre muoiono. Però posso dire, è un mondo incredibile. Cioè, io non pensavo funzionasse così. Pensavo fosse una roba un po' più gentile, simpatica. Tra l'altro, prima sono entrato in studio Pingu che stava guardando questo video. Perché gli ero si è girato e tipo, mi ha guardato ridendo come imbarazzato. No, perché era un segreto. Io ho detto, raga, trovatemi un video di una tosatura importante. Comunque a me farebbe straridere perché immagino tipo Frank nudo che viene preso e viene tagliato con quei che solo. No, però me li fanno così. No, me li fanno così. Comunque Topioco tenendomi oggi, le gambe. Oggi comunque mi chiedevo, togli sto video che mi uccide, mi uccide l'animo, me lo togli. No, guarda che quando ad esempio hai un animale che deve subire un intervento, tipo l'hanno tutta rasata e c'ha la strisciata. Non vorrei entrare nell'intimo. Chiedono, non avete visto le gare di tosatura? Andiamo a cercare le gare di tosatura. Comunque ricordiamo che devi tosarle. Devi tosarle, però io tipo quando sta male, certo. Adesso, ha detto molto esplicitamente, quando mi passo sulle balotas, ok? Qualche volta mi si inceppa il... Cosa le ragi le palle? Con One Philips One Blade, quello della sponsor. Devi andare col rasoio. Ma col rasoio qualche volta ti capita che prende la pieghetta della pelle. No, tac! Perché non usi l'usagetta. Devi usare l'usagetta che è più... No, ma io uso... No, aspetta, io dico il rasoio. Se devi usare io non uso il rasoio. La metta, però. Io uso l'elettrico. Io uso One Blade. Ma quello ti finisce la pelle dentro, appunto, ti scassi lo scrotto. No, One Blade io uso sempre, perfetto. No, One Blade ci sta. Io prima però ne usavo uno che comunque mi scassava la pelle. Mi scassava la pelle. Infatti avevo paurissima che tipo, non so se possa succedere che ti si apra lo scroto e esca tutto. Però anche io mi immagino Io mi immagino di mangiare pressione. Che poi se ci pensi è un pensiero stupido, perché non è come un palloncino, sennò addio, cioè già finita da tempo. È un pensiero intrusivo. È un pensiero cazzo intrusivo. Bravissimo Nick, mi piace questo ponte. Però la cosa che mi chiedevo è, cazzo, succederà anche alla pecora a volte con quel rasoglione di andare magari in mezzo un po' alla pelle che gli faccia un po' male. Sicuro. Infatti, Non lo so. Vorrei capire. Non io lo so. Credo di secondo me no, nel senso se tu usi la macchinetta per rasarti i capelli che ha tipo il ma anche senza, anche se la usi nuda. No, io l'ho usata nuda e mi sono fatto male. Anch'io. No, nuda ti fai male. Nuda non è vero. Io pensavo di poterlo fare nell'ascella. Ho preso il rasoio della barba, l'ho messo sotto l'ascella e mi sono segato. Io lo faccio sempre con il rasoio, ovunque, in tutto il corpo, senza niente, e non mi sono mai tagliato. Forse il blade è anche il rasoio. Sondaggione. Aiutateci. Con che cosa vi rasate le palle? Anche chi non ha le palle può cos'è? No, ci sono quei rasoi apposta. Beh, secondo me non funzionano. Sia palle che vulva. Rasi la vulva. Sì. Cazzo, quello però molti usano il rasoio. C'hai il pelo sulla vulva. Intorno. Sì, vabbè, ovvio. Ok, ma lì è tutto liscio. Anche il pipo non è che ce l'hai su, dentro il pipo. Vabbè, ma la palla, cioè la pelle della palla è pelle d'anziano, tipo. Ma anche la pelle della vulva.
No, è più tonica. No, è più tonica, sì, è vero. Sì, sì, sì. Vabbè, dipende poi da vulva a vulva, però dico, secondo me... Sto considerando un ragazzo... Un, cioè, un range di vulve quante? No, vabbè, no. Quando è che ce l'hai così grinza quando c'hai 90 anni? No, vabbè, anni? Io vorrei solo sapere come si fa, basta. Cioè, Pingu, se vuoi mettere uno zoom sulla faccia di Frank, mi faresti un grande favore. No, è che io sto ridendo per il video che ho già qua pronto da vedere. Poi adesso, visto che siamo in tema, così mi brucio tutte le gag, quelle proprio squallide. Cioè, praticamente Nick che oggi ha voluto fare... ragione, però. Dobbiamo mettere le opzioni. Ma aspetta, metti le opzioni. Ok, allora mettiamo One Blade. One Blade. Mettiamo il rasoio, vabbè, quello con le tre. Usa e getta. Okay, il rasoio normale, invece, rasoio professionale. Ma perché One Blade è una cosa a parte? Un coltello. Ma come fa a essere reso una cosa a parte? Perché è una particolare. Un po' di conflitto di interessi. Io sono contro i One Blade. No, togli che l'uso sempre. Vabbè, noi abbiamo i One Blade perché abbiamo fatto la sponsor. Per quello usiamo One Blade. Però secondo me dovresti tipo usare anche quello con i rasoi, quelli fatti a tre. Solo per la barba fine. Metti ceretta. Ah, sì. Com'è la ceretta? Oh. Vabbè, moltissimo. La ceretta sulle palle. Ma dai, ma non è vero. Ma sei loro? Ma va. Ma scusa, ma lì ma è proprio. La ceretta, dai. Ma lì sono andato a vedere. Fanno anche la ceretta. Ah, secondo me sì, alla grande. Ma ne avevamo anche già parlato di sta cosa. La ceretta, sì. Però. No. Vedi, tu ti sei alienato quando parlavamo di palle tipo due live fa. Io mi ricordo uno che conosco, ha fatto un intervento al pube e gli hanno rasato con rasone. Che ti hanno fatto un intervento al pube? No, che conosco. Ah, ok. Mara, comunque tu oggi fai delle gheggone, perché voglio rimanere semplicemente in tema, che oggi Nick mi fa questa mega gheggona perché mi sono preso il Mi Band, no? E quindi io e Frank qualche volta ci confrontiamo. Ma era una gag, fermo. Ti devi riavviare per poter aggiornare l'orario. Era una nostra gag interna. Ma volevo dire la tua gag. E non la puoi dire. Ah, no, posso dire. Che palla. Si entra nei fatti personali di tutti. È che è stata così squallida che ho detto. Ma non è un fatto personale, è una tua gag squallida. No, non la dire. Ti fermo subito. Torniamo a io e Tony in macchina. È quella che penso. Torniamo a io e Tony in macchina. Non ho capito. Stamattina stavamo parlando di Will Smith. Guarda che è impanicato, vuole cambiare argomento. No, vecchio, perché non si fa. È proprio ti sto fermando. Ok, dicendo, non lo fare. Seguimi. Ti sto seguendo. Ma non per me, non ci sta. Guarda che secondo me non, cioè. Vabbè, ma non ci. Andiamo avanti. Siamo io e torno in macchina. Vabbè, ma non so. Non è un. Vabbè. Vai. Siamo io e te in macchina. Sì. Parliamo di Will Smith. Sì. E mi interessa, tu mi fai più questa cosa. No, e tu non mi fa, è esattamente quello che vorrei fare io agli Oscar. Cioè, è proprio il pensiero intrusivo di poter salire sul palco e tirare uno schiaffo a uno. Ma io non t'ho detto così. Sì, ma hai detto così stamattina. No, io ho detto, è stato fighissimo perché secondo me Will Smith ha dato libero sfogo a un pensiero intrusivo. Cioè, esatto. Secondo me è quella tipica cosa che immagini di fare, ma poi alla fine non fai perché dici, ci sono tanti costrutti sociali così che non mi permettono di fare una roba del genere. Invece lui l'ha fatto e quindi al di là di che è condannabile il gesto, tutto quello che vuoi, mi ha fatto molto ridere e ha detto assurdo, pazzesco. Sì. Ma anche il contesto con tutti che ridono sotto all'americana come se tutto fosse sempre studiato. Sì. È stato perché sembrava una gag, ma soprattutto anche Chris Rock, per la risposta di Chris Rock. Anche la risposta di Chris Rock, sì. Sì, ma io quello che non capisco, ma di solito agli Oscar non funziona così, c'è un comico che insulta tutti e gli altri lo applaudono. Allora ha fatto non nel funziona senso così. Di solito insulta non chi è lì, insulta, cioè fa battute. Io mi ricordo quello famoso di Ricky Gervais, la sparava a zero su tutti. Io non me lo ricordo, cioè quello. Non me lo ricordo. Completamente. Secondo me era abbastanza era abbastanza ok. Ha sbroccato Will. No, ce l'ho, oddio. Se volete. Se volete ce l'ho. Non era tanto okay. La gara di tosatura. Non era nulla di pazzesco, però. Ce l'ho. Andiamo a vedere la gara. Ah, no. Ok. Aspetta, ve lo rifaccio. Ma no, ma non volevo rivederlo. Io sì, non l'avevo ancora vista. Ah, ok, la prima reaction di Frank. Non so se si può vedere. Perché non si può, scusa. Perché a me sembra finto comunque. Beh, infatti un sacco di gente adesso si sta. Posso dire che sembra finto. È vero, sembra finto. Se sia finto o meno. Dicono che sia finto più che altro perché mano a mano negli ultimi anni, cioè la notte degli Oscar stanno sempre più giù. Io pensavo, cioè, ragionavamo questa cosa prima con Nelson. Secondo me è impossibile che sia finto, semplicemente per il fatto che comunque Will Smith ci sta rimettendo un botto a livello di reputazione. Io ho detto a Nelson, l'unica cosa che me lo giustificherebbe è, visto che comunque c'ha il suo canale di vlog, fa uscire un vlog in cui tutto questo sketch era preparato, e allora Will Smith ha un canale roba di vlog. Sì, fighissimo, fa della roba fuori di testa. Sì. Cioè, ma anche proprio, dei rock. Immaginati tipo una star con budget infinito che può fare roba infinita. Ecco, sì, quello. Sì, sì. Oh, magari è finto davvero. Però no, se dopo tu guardi il discorso quando riceve la statuetta. Però quando guardi il discorso di quando riceve la statuetta, è proprio lui che è andato. No, certo, no, è vero, infatti anche quello, però. La cosa che dicevo con Nelson sembra mega naturale, e se tutto quel discorso lì è finto, se tutto è finto, allora a quel punto lì mi incazzo veramente, perché vuol dire che è più un po' tutto una presa per il culo. Ho visto c'erano dei
discorsi che hanno fatto tipo Denzel Washington, Bradley Cooper a Will Smith, tipo per calmarlo. Sì, sì, infatti il video padre ha dato un discorso di Denzel Washington sul palco. Vabbè, ma in realtà non volevamo parlare del prima di andare avanti, allora andiamo a vedere la gara, la Shearing Race. Ma in Sardegna, giusto? Non è in Sardegna, ho cercato un video internazionale, guarda lì che robe fanno, sono veramente assurdi. Ma dai, la padronanza degli animali. Però aspetta, qui secondo me utilizzano proprio pecore. Guarda quanto è veloce, cioè ha già fatto mezza pecora. È un uomo con un costume. Vabbè, però qua la pecora sta sanguinando, cioè, ma secondo me sono pecore abituate. Anche secondo a questi ritmi. A parte che voglio dire, magari ma la pecora come fa essere? No, guarda che magari la pecora sta bene. Ma è una brutalizzazione totale. Secondo me è sedata. No, è troppo ferma, dai, si muovono sempre nei video in ma cui magari sta godendo. No, l'ho vista sta che godendo. L'ho vista che ha sbattuto le no, un po' sedata tipo. C'è da dire che meno dura, meno la pecora soffre, no, questo è tipo il record del mondo, capito? Se gli sbatti il cranio sul pavimento quelle 5 volte. Ma gli omini che tolgono la lana. Poi io mi sa che l'ho già visto questo. No, gli è scappata, cazzo. No, l'ha buttata dentro perché l'ha finita. No, ma la prende per il collo. Pecora in buca. Sembra un assassino di Assassin's Creed. Ma poi da quel che so, tipo alla fine del video c'è quello che vince che tira sulla testa della pecora, così perché gli... Sto scherzando. È una roba assurda, tra l'altro dura altri 20 minuti. Madonna. Quante ne devono tosare? Non lo so. Secondo me è il più possibile. La provo ad andare avanti. Magari tipo 10 in meno tempo possibile. Oh, però al di là di no, la stava prendendo a casa. No, non la posso vedere sta roba, no, per me me la toglie, è veramente peso, brutale, ma io immagino sia una cosa legale, no, per vabbè, cui certo, è legale, ovvio. No, ovvio. Però dico ci saranno posti problemi etici su questo e magari si hanno già ragionato e non è. Beh, io è che ricordo la caccia alle balene alle Faroe e ai delfini. Vabbè, io credo che cioè allora le pecore se non le tosi hanno dei problemi. No, non cade il pelo, cioè va avanti. Però dico se fa la gara così Nel senso, secondo me magari non soffrono più tanto. Infatti immagino anche che sarà un po' il problema. Però sarebbe molto figo farla anche con i capelli. Esatto, i capelli umani. Cioè tipo tu hai una sfida di 50 persone che devi rasare nel bello minor tempo possibile. Secondo me finisce scalpato sicuro. Vorrei dire, ma il vincitore di questa sfida che abbiamo visto è del 2017, finale del campionato del mondo, Osardo. Gavin Mucho Match, che ha fatto 20 capre in pecore. 50.81. Allora vedi, devi fare 20 pecore, devi fare. Okay. Sì, totale. Non ho ben capito in quanto. Ma poi è fighissimo perché da quel che so c'è anche la stessa competizione. No, è brutta, non la faccio, scusate. Cioè, è per dire. No, era proprio scadente, scusate. Volevi dire. Discroti volevi dire. Però posso raccontare la tua gheggona. No. Scherzo, ma era Nick, è incredibile. Allora, no, a parte di senso, andiamo a vedere come si rasano le palle prima. Chiudiamo esatto, il sondaggio. Sondaggione. No, non sondaggio, è già finito il sondaggio. Andiamo a vedere come si rasano le palle. Il risultato intendevo. Allora, rasoio usa e getta vince col 61%, ma infatti è il top quello, perché ha le lame che sono un po' sdozze, quindi non tagliano sono troppo. Sono sempre tagliato un botto. Ma cosa usavi? Con gli usa e getta? Sì. Quali? Non i Wilkinson? Ma gillette varie. Sempre tagliato un botto. Io uso i Bic. Però io non ho capito i 70 che usano la ceretta e non ci credo. No, 21 ceretta, 21%. No, posso dire che il sondaggio non è solo maschi, è... Hanno votato anche le ragazze. Giusto, vabbè, le ragazze fanno la ceretta. E anche i rasoi usa e getta usano tutte i rasoi usa e getta. Però scusate, esistono anche i rasoi, quelli che cambiano solamente la lametta. Sì, certo, la testina. Io uso sempre quelli. Quelli sono quelli professionali. Per la barba, per un sacco di cose. Professionali normali. Però tagliano di più quelli. Lame a 2 lame, 3 lame, 6 lame. Ma sono più fighe. Potevamo mettere anche l'opzione falce, tipo. Sarebbe. No, l'ultima volta che ho usato un usa e getta tipo in faccia, mi sono squartato. Ma secondo me è un po' scarso, devi usare un po' quelli tipo. Io sapevo che rovinava. Tu hai la pelle strana, secondo me. Sì. Poi devi ammorbidirla prima. Ma tu non hai avuto un periodo che avevi le lame quelle da barbiere? No. Ma cos'è la ceretta brasiliana che stanno citando? Dicono la ceretta brasiliana fatta sulle palle va bene. Andiamo a cercare. Andiamo a cercare la ceretta brasiliana, ma intanto introduciamo l'argomento. Come facciamo a far vedere la brasiliana? La cerchiamo, la cerchiamo. Pensieri intrusivi, ok? Tutti noi abbiamo dei pensieri intrusivi. Ho cercato un po' la definizione, non c'è la definizione di Wikipedia, cioè non c'è una pagina che ti, diciamo, indirizza verso i pensieri intrusivi, ma c'è una pagina che ti indirizza ai disturbi ossessivi compulsivi, perché alla fine i pensieri intrusivi messi in pratica diventano disturbi ossessivi. La brasiliana è come ti tagli a quanto pare la forma che viene dal fatti vedere no non si può far vedere, no,
Se volete, sono dei disegni. C'è una stilizzazione. No, ma sei fuori. Sono dei disegni, questo. No, però aspetta, la ciretta brasiliana è un'altra cosa, perché dicono che è super delicata. Ah, allora scusate, cerco meglio. Niente. È tipo una ciretta fatta di proposito per togliere tutto lì sotto, tutto con la ciretta. Ah. In un cerco meglio. Ah, vai pure avanti. No, senza la carta. Dicevo, ho trovato una definizione che secondo me era quella più che mi ispirava di più. E poi vorrei anche dire che mentre cercavo i pensieri intrusivi e quindi mi si continuava a tirare fuori questa pagina dei disturbi ossessivi compulsivi, pensavo un botto a te, Nelson. Io ho pensato, ho però forse dovresti farteli diagnosticare, perché così dici, cazzo, è questo, lo so. Ma è quello, cioè, che cazzo me lo faccio diagnosticare a fare? No, vabbè, però è che dopo esistono un sacco di tecniche per riuscire a innescare i pensieri. Nel senso, al momento nulla. Non ti danno problemi. Mi dici. Dà problemi. Ok, ci sta, ci sta. Al momento in cui devo tornare dalla Spagna per controllare se ho chiuso la porta, allora è un problema. L'hai fatto? No. Ah, ok, merda. Il massimo che faccio sono dei riti. Esatto, cioè molti riti. Comunque dice, pensiero intrusivo. I pensieri intrusivi sono pensieri o anche immagini che rompono nella mente della persona forzatamente, contro la sua volontà, che non vengono riconosciuti come parte di sé e creano una condizione di allarme o minaccia. Tipo io e Fede, quando eravamo in seggiovia, pensavamo solo ad alzare la barriera protettiva. Secondo me abbiamo un effetto Mandela su che cazzo è un pensiero intrusivo. Cioè, perché la definizione Mandela che ha dato lui è tipo, come succede a me, tipo, oddio, magari ho l'aeroplano del mobile all'ingresso storto. Sì. Io ci passo anche 40 minuti a metterlo dritto. E se lo metto dritto e poi dopo un po' penso, no, magari è ancora storto, devo tornare lì. No, però quello è un pensiero intrusivo. Quello è un pensiero intrusivo. Cioè, sono io tranquillo e un pensiero mi si innesta in testa e non riesco a fare a cancellarlo. E quindi il mio non è un pensiero intrusivo. No, però quella è una fantasia. In realtà ha ragione anche lui. No, in realtà ha ragione anche lui. Cioè, se è giusto la cosa che dici te, da quel che ho letto online, sia la cosa che dice Cesare. Cioè, anche cose molto diverse. Perché dopo ho trovato questo. Il cervello attiva infatti nuove connessioni per preparare la persona, per esempio, a un possibile pericolo. Allora ci sta, allora ci sta. Stimolando emozioni e determinando nuovi comportamenti finalizzati a salvarsi dalla paura di questo pensiero che sembra così reale. Ma tipo, se io sono in macchina. Cioè, nel senso. Se io sono in macchina, una cosa che succede a me spesso, ma penso a un sacco di gente, stiamo guidando, a un certo punto penso fanculo mo, esco di strada e mi schianto. Ma perché non è che però lì non è che poi mi preparo a non schiantarmi, ho paura. Cosa succederebbe se? È una fantasia. Però no, in realtà io quando tipo lo penso, perché quando sono tornato a casa un sacco di volte ho pensato, ora non so se sterzo completamente, vado contro il muretto e boom, così. Ti prepari? No, mi preparo nel senso che cerco di posizionarmi un po' meglio. Bella. Io ho pensato anche un'altra cosa. Ho avuto la paura di essere talmente tanto distratto, cioè focalizzato nel guidare, basta, che lo faccio in automatico. Beh, quello a me mi è capitato un sacco di volte. Cioè, io a volte penso... torno a casa e dico, ma cazzo, in questo viaggio ho pensato a tutt'altro e come sono arrivato a casa. No, cioè, io penso, ho il pensiero intrusivo di uscire di strada e andare nel fosso. Ok. Lo penso e ho paura di essere talmente tanto concentrato nel guidare che senza pensare che lo faccio in automatico. Ah, ok. Ho avuto il doppio pensiero intrusivo. Intanto, attiviamo i vocali in chat sul gruppo Telegram e raccontateci anche i vostri pensieri. I vostri pensieri intrusivi più ricorrenti. Sì, esatto. Però tipo... anche più strani. Quello del sassarsi contro qualcosa, come la macchina, la seggiovia, io lo ricollego molto alla Thanatos. Avete presente il concetto dai Thanatos Eros, la pulsione di morte. No, me lo devi dire, che cioè me lo devi spiegare. È quella spinta che ti porta a distruggerti, a autodistruggerti. Ok, cioè tipo disintegrazione dell'individuo Fino a se stesso. Quello, secondo me, sono riconducibili un po' a quel concetto lì. Ci può stare. Freudiano. Ci sta, ma io tipo una cosa che secondo me si può spiegare meglio sulla cosa del pericolo, che io ho sempre quando sono molto in alto e mi sporgo da un balcone, io penso ora... Mi immagino proprio tutta la scena di io che mi butto, mi sasso giù, rotolo tante volte e muoio alla fine. Ma e la cosa sposti? No, è in quel momento lì dico non mi devo sporgere troppo. Okay. Però io tipo da ogni collina mi sono sassato giù, cioè mentalmente. Poi realisticamente anch'io però dalle colline, un sacco di volte montagne penso di sassarmi giù. È vero, secondo me è una roba che capita spessissimo. Beh, come l'aereo è super easy da pensare. Sì. Ma apro il portellone? Esatto. Apro il portellone, che è una bellissima, non è bellissima. Apro la portiera dell'auto, in macchina. Esatto. Il pensiero di rubare una pistola a un poliziotto che è per strada. Tantissimo. No, è vero, c'ha ragione. Anch'io
proprio, ma se io la storia la prendo, gliela prendo così. Bella, me lo sono sempre chiesto anch'io, cazzo. E a chi spari? No, è proprio il pensiero intrusivo. Ma solo prendergliela e guardarlo. Esatto. Ma per assurdo anche tipo andare contro le forze dell'ordine. Perché è un pensiero. È vero, quella cosa che per te è costruzione mentale del fatto che devo rispettare la legge, e quindi quella per te è la legge, e non so. Il pensiero di loro ti vengono a dire qualcosa e tu che tipo gli rispondi? Esatto, quello. O come tipo, gli rispondi? Quello è tipo un pensiero intrusivo che Cesare ha e mette in atto, capito? No, quale? Quello di rispondere alle forze dell'ordine. Lì serve solo a contrastare un attimo di ignoranza, ecco. Comunque io ho trovato un po' di temi sui quali sono diciamo focalizzati i pensieri intrusivi, ma soprattutto anche i disturbi ossessivi compulsivi, e alla fine vanno di pari passo. Io ho trovato queste 6 categorie, poi in realtà c'è chi tipo le suddivide per 10, chi per 5, però questi qua non mi dispiacevano, quindi ho messo questi. Pensieri ossessivi sulle relazioni, ok? Quindi tipo continui tradimenti, qualcosa che non va, prova del genere. Ma quella però è sfiducia. No, però è anche un pensiero inclusivo. Cioè, nel senso, tu stai con quella persona, va tutto bene, però pensi costantemente a qualcosa del genere. È classica frase. Adesso sicuramente con un ragazzo, esatto. A caso, anche detto in gag. Ma poi in montagna c'era il nostro amico che lo continuava a dire. Chi? Vabbè, non facciamo noi. Cioè, nel senso, però, ma anche altre cose, tipo. No. Continuava a fare le gag così, erano pensieri intrusivi. Ah, ok. Io se lo dicessi, lo direi così, va cazzo. Però, okay. Secondo me le gag e il pensiero intrusivo sono un po' diversi. Cioè il pensiero che magari ti mette veramente la paranoia, esatto. E il pensiero invece che ti viene in mente, gag, e poi non ci, comunque, non ci dai. Aspetta, ci sono altre cose, tipo riflettere costantemente sulla veridicità dei sentimenti nei confronti del partner, ok? Quella di se stessi, cioè sia i tuoi sia i suoi. È bruttissimo su se stessi, sì, esatto. Che ti viene la para di non provare delle cose. Cioè di non saperlo bene. E un'altra cosa secondo me che è successa a tutti noi sicuramente. Ma questi li hai trovati? Li ho trovati su internet. Diciamolo. È meglio non dire le fonti, così può essere tutto. Wikiau. E poi mettere in discussione la propria sessualità. Ah, è vero. Cioè quante volte mi è successo di dire, vabbè, sì. Cioè ti viene il pensiero, cioè del pensare, ma sì o no? Cioè ma davvero è così? Cioè o magari mi sto confondendo. Uno dei pensieri che tutti fanno l'esempio è: sono omosessuale. Penso che tutti se lo siano chiesti a un certo punto. Anche secondo me nessuno è veramente eterosessuale. Anche secondo questa me no, ma questa è una divagazione della cosa, sì. Poi, però aspetta, passiamo anche a tutte le varie. Se io pensassi a pensieri intrusivi penserei a tutt'altro. Cioè penso tipo, sulla roba è roba che attiva ma violenza. Magari c'è, magari, infatti magari c'è qua perché io diverse queste cose qua nella vita sono sempre rientrato bene o male. Ma anche con gli amici, nelle paranoie anch'io. Con gli amici, roba così, sempre. Ossessioni focalizzate sul corpo. È tipo una para, anche in gag, che ti viene e se poi pensi, ma perché mi è venuta, non lo sai. Ma a non caso. Lo so, sono tutte cose che rileggo a sfiducia, cioè a problemi di sfiducia, non a... Però sono, cioè non te li fai mai? Tipo te? Magari no, non dico che non me li faccia mai, okay. Dico che non li, cioè, non so. Penso che il pensiero intrusivo sia qualcosa di più innaturale, che non riesci a spiegare. Okay. Però tipo te non ti sei mai fatto la domanda tipo, mi piacciono le vecchie? Lo so che sembra strano, però è un pensiero intrusivo secondo me. Perché pensiero intrusivo? Perché è una roba strana magari da pensare sul momento, quindi il tuo cervello te mi la fa pensare. Te lo fai secondo me, sono tutti dei pensieri intrusivi. Ma che cazzo ridi? No, non mi viene perché quello. Se facevo l'esempio contrario, che è quello esempio che fanno tutti, non lo volevo dire, capito? Okay, quindi ho fatto quell'esempio lì. Le vecchie tanta roba. Ma no, cioè anche lì è tipo, lo so, sessualità, cioè nel senso, se uno vuole chiamarsi una vecchia, certo, non è tanto appetitiva, probabilmente perché ha un ormone che però secondo me dici comunque è una cosa strana, cioè che magari nella tua concezione una è strana, perversione. È una perversione e quindi per me è un pensiero intrusivo farti questa domanda qua. Ok. Ieri sera a Babilonia, ma basta. No, allora, stamattina sono passato davanti a Fidele. Volevo fare una foto. Al chiamare di Fidele? No, c'era il cartello stradale Fidele di qua. Fidele? Ma è un posto Fidele. Perché sì, va bene Fidele? Andiamoci. Figo. La pelle di vecchio top. Ma che cazzo no, ieri sera ero in un. Gelato alla panna. Ero in un bar, sono andato in bagno. Sì. E la porta non si chiudeva. Sono tutto il tempo col pensiero è entrata una persona e ha aperto la porta. Ed sei tipo realizzato il pensiero intrusivo. Io lì ho dei pensieri. Oh, ragazzi, assurdo. Io lì ho un pensiero intrusivo. So che è strano. Di uno che apre la porta, arriva lì e mi tocca.
Anch'io. Allora vedi, sì, mai no, avuto questo pensiero? Sì, io ho proprio detto cazzo che mi violi la mia intimità. Io vorrei cazzo alla, davvero all'autogrill, vorrei spingere tutti quelli che pisciano in un Vespasiano. Ma no, vedi cosa? Ma tu secondo me infatti hai un sacco di pensieri intrusivi violenti. Io sono pieno, ma solo violenti. Violenti, infatti c'è, cioè qua pensieri roba che violenti intrusivi, paura di compiere atti violenti contro i propri cari o altre persone. I pensieri intrusivi di questo tipo includono paura di aggredire violentemente bambini o persone care. Bambini io? No, no, però è vero, nel senso che anche Fede, tipo. Sì. Ma perché paura? Con lui? No, vabbè, è una paura nel senso... Cioè hai timore di farlo, forse, intendi questo? Però no, cioè... È una roba di... Cioè lui sa che non lo farà mai. Ma certo. Ma quella è la paura. Cioè, mai dire mai paura nella vita, mai dire mai. Di non essere in possesso di se stessi, quasi. Esatto, è quello. Sì. È quello, che a un certo punto ti parte la cosa. Ma infatti io tipo non ce l'ho con i bambini, ce l'ho con gli animali. Con i cani, quando vedo dei cani in giro, il primo pensiero intrusivo che mi viene è: tiro pugno. No, gli tiro un calcio. Pensa cosa succederebbe se ora. No, io con i bambini il calcio. Vedi? Però non tipo che tiro un calcio e faccio male. Tiro un calcio così li sparo. Il calcio con i bambini è classico. Quando c'hai le gite in centro, c'hai le comitive in gita. No, Frank, è impossibile che tu non abbia mai avuto un pensiero intrusivo violento. Sì, con i gatti un bot. Ah, allora vedi, però è una roba che non realizzi mai. Con me, Frank. No, però. Oggi volevo picchiare. Appunto, vedi. Ma tipo, ero con la mia ragazza e mi aveva detto: ma che secondo me è una roba normale. Mi fa. Avevamo un attimo discusso. Mi fa: a volte mi immagino così ridendo, io che ti tiro uno schiaffo. Così, ma è normale. Cioè, secondo me hai quella reazione lì sul momento. Poi, ovvio che questa ti trattiene. Questa è violenza su una donna? No, lei. Ah, lei a te. Lei a me. No, non va bene comunque, però dico. infatti, non va bene comunque, però dico: secondo me sono cose che anche durante le discussioni ti viene a volte da pensare, ma non metteresti mai in atto. No. Neanche senso. A me non viene in mente. Non ti viene mai in mente. Non viene per essere intrusivo. Ok, ci sta. A me veniva con le mie sorelline da piccoli, tipo di spingerle. Anche quello. Io lì lo faccio, però. Con mia sorella, se tipo mi viene tipo la cosa di. Spingerla, la spingo. No, ci che sta. Cazzo dici? Come la spingo? Ma in senso buono, no. Cioè, cos'è il senso buono? Oddio, cioè, non è mai caduta dalle scale. In gioco, cioè, però se ho quel tipo voglia di spingerla, la spingo. Sì, ma per dire. Sì, certo, ovvio che non le faccio male. Però è un però pensiero intrusivo. È un pensiero intrusivo che però posso realizzare. Allora, aspetta, passiamo alla categoria pensieri intrusivi religiosi. Intanto sono arrivati un botto di vocali. È fighissima, ma perché un botto di gente? Cioè, pensieri intrusivi religiosi. Questo veramente io ne ho avuti parecchi. E qua dice: pensare tipo che i peccati commessi non saranno mai perdonati. Vecchio, non è uno bellissimo. Allora, aspetta, sono un attimo interdetto da queste cose che stai dicendo. Nel senso che anch'io, questi pensieri intrusivi che stai elencando, secondo me, sono tipo: mi viene paura di far del male a qualcuno. Ho paura. Sì. Ma no, cioè, nel senso, secondo me, sì. Cioè, mi viene paura che potrei far del male e vado in ansia. Mm-hmm. Beh, vabbè, e anche questo, ho paura che di non venire perdonato. Tipo una ragazza in chat dicevano: sono pensieri che hai sempre costantemente nella vita e ti creano ansia e vivi male. Merda. No, in realtà, allora, però aspetta un attimo, sono sempre pensieri che tu hai, tipo anche questa cosa qua. Hai detto bene, le cose del fare del male, ma perché questi pensieri ti proteggono proprio dal non fare queste cose. Però, nel senso, quando pensare quando comunque delle cose pensa, che hanno vorrei spingere quelli nel Vespasiano, non ha il pensiero intrusivo della paura di far male a qualcuno. Pensa solo: merda, vorrei spingerlo di brutto. Vespasiano. Non ha poi paura. Sì, è vero, però sai va dalle conseguenze di cosa comporta. Perché secondo me, essendo collegata all'OCD, sì. È tipo una costante paura di fare quelle cose che ti porta a evitarle. A proteggerti, no? Come dicevi prima, che però ti modifica la vita. Cioè, nel senso, io vivo la mia vita con la paura di fare del male a qualcuno. E dentro nell'ossessivo compulsivo. Ok, sì, no, beh, certo, sì, puoi scaturire nell'ossessivo compulsivo, sì. Però potresti anche non scaturire, cioè, quello che dico, sì. Capito? Cioè, nel senso, io questi pensieri sì, intrusivi ce l'ho. Ho la paura che stiamo travisando cos'è un pensiero, cioè... Nel senso, i pensieri che diciamo noi del voler spingere la gente sono quello di cui vogliamo parlare. È quello che ha fatto Will Smith. Ok, sì. Però, per dire, forse c'è qualcos'altro di completamente diverso. Ma secondo me Will Smith semplicemente ha avuto una reazione emotiva. Vabbè, sì, Will Smith è stata una roba da cui partire. Ma non riguardano solo, cioè, come posso dire, non riguardano solo la violenza, capito? Tipo, io quando ero super fan di Gesù, anch'io, da bambino, lì che, ma io pregavo ogni sera. Era il tuo idolo. Era il tuo idolo. Io ero super fan. Ma
livelli esorbitanti. Cioè io proprio pregavo ogni sera. Tanto all'epoca che ero alle elementari, io chiedevo a Dio ogni giorno di sposare una ragazza. Che figo. Ogni sera per sposare? Un po' di anni. Per fortuna no. Ok. Ok. E... però assurdo quanto gli davi del potere. Io costringevo anche Federico, ci a pregare. Quando andavamo ai state ragazze la mattina a fare la preghierina. Ma infatti guarda che adesso mi hai fatto venire in mente lanciare tutta una live però sul rapporto con la religione, ma in generale anche catechismo, come ne siamo venuti in contatto, come praticavamo la religione. Regno no, magari porta le sue action figures. Sì. Tu hai delle action figure di Gesù? Beh, in casa mia no, però secondo me dai parenti le trovo. Io, però guarda che non ci ho mai pensato, però tipo un crocifisso è un action figure. Certo. Cazzo. E ne esistono di più realistiche e più... di tutto. Ma basta che vai a Napoli, ci sono un sacco di statuine del presepe. È vero. E quindi cosa facevi? E quindi io, sia prima che dopo, e anche quando andavi in chiesa, e anche quando soprattutto mi confessavo, in testa bestemmiavo a rotazione, a mitragliatrice. No, ma era una roba che... perché soffrivo tantissimo. Ma la no, ti giuro, io la soffrivo un botto perché proprio dicevo, cazzo, ma io sono così religioso, sono così bravo, prego, vado la domenica in chiesa e poi in testa smitraglio bestemmia go go. E tant'è che io non mi ricordo se la prima o la seconda confessione che feci, lo dissi anche. Ok, al prete. E lui cosa ti disse? Mi toccò le cosce. No. E poi, no, sto scherzando. Okay. No. No. Sto scherzando, ovviamente. Vabbè, sto scherzando. Ma è tipo una pacca di approvazione. Okay. Eh? Una pacca d'approvazione. No. Lui mi disse, guarda, è normale. Okay. Così. Io gli dissi, perché. È normale. Sì, va bene. Ma magari lui non aveva mai risolto quel problema. Anche lui diceva, cazzo, questo ragazzo. A parte che secondo me i preti bestemmiano tantissimo. Ma no, ma allora, non è vero. Che sì, anche loro, qualcuno sì, sicuramente. Due madonne le tiri giù. Sì, ma facevano tantissimo l'amore con le signore che stavano dietro. Quindi tu ti sentivi un po' in colpa. What? Ti sentivi un botto in colpa? Ovviamente sì, perché io non volevo questa cosa. Okay. Che remava contro di me e contro il mio credo. Ma poi, tra l'altro, mi ricordo che tipo a lui non dissi proprio io bestemmio in testa. Ah, mi hai detto. Adesso ti vado a sentire cosa hai detto. Tu fai il don. Giù la musica, aspetta, giù la musica. Ciao figliolo, come stai? Tutto bene. Però cosa da dirmi? Una piccola confessione. Dimmi tutto, tranquillo. No, non dicevo così però. Bestemmio a mitraglia. Ti dà delle Ave Maria per esatto, cosa ti dava sì, per devi dire Ave Maria quante volte bestemmiare. No, lui ti dava delle preghiere da fare, okay. E basta. Però io non gli dissi bestemmio in testa go go, ma tipo ho nominato il nome di Dio in vano. Ok. E, io mi ricordo che una delle, perché non sapevo mai che cosa confessare, perché secondo la mia vita faccio tutte le cose per bene, ok. E questo si capisce. Cosa hai detto, scusa? Dico, secondo... non sapevo mai che cosa confessare. Sì. Perché pensavo che nella mia vita svolgessi tutto. Ah, ok, ci sta. Per bene. Quindi mi ricordo che l'unica cosa che confessavo in maniera veritiera, perché dicevo, faccio un po' arrabbiare i miei genitori, le solite cose che si dicono durante le confessioni, commetto atti impuri. Cioè, proprio glielo dicevo, commetto atti impuri. Questa è proprio. Perché non sapevi cosa volesse dire. No, io dicevo, no, lo sapevo. Dicevo, commetto atti impuri. Generico. Sì, ma cosa intendevi? Pippotti. Pippotti. Io non sapevo che volessi dire quello. Certo. Io dicevo, commetto atti impuri. Scusami Pippo, da quando sei andato te a confessarti? Ma ero... Oddio, la prima confessione quando si fa? A me hanno fatto andare le prima della comunione. Prima della comunione. Comunione è quinta elementare. No, comunione è terza elementare. Se ti masturbavi in terza elementare No, era quinta elementare. Cresima è quinta... Terza elementare. Tu hai fatto il medico con il fuore? No, adesso ce lo dico anche in chat. A me mandavano a confessare una volta all'anno a scuola. E io facevo le medie, anche lui ha fatto quelle medie. Comunque mi ricordo, sì, mi ricordo quella cosa lì. E la cosa che mi ricordo è che mi dava un botto fastidio che non cambiava mai la punizione. Quinta elementare. Cioè erano sempre tipo 10 preghiere per ogni cosa. E dicevo, cazzo, ma allora non cambia niente. Cioè in realtà questo mio pentimento non è un vero pentimento, perché non c'è una progressione delle... Cioè dammi 50 preghiere. Ma io gli dicevo, andavo a confessarmi, mi diceva, hai fatto questo no. Tutto no. E mi dava comunque la punizione, vaffanculo. Veramente? Sì. No, è quello peso. Infatti abbiamo quittato, avete quittato. Abbiamo tutti, quittato un po' dalla religione, sì. Rage quit, sì. Anche il pensiero intrusivo di
essere in chiesa e urlare. Nel silenzio dire infatti dicevo due cose qualcosa. Per me mi volevo collegare anche. C'è un sacco di gente magari non in chiesa ma tipo a concerti, eventi, cose così, che c'è gli assi pensieri intrusivi che poi mette in pratica, cioè che urla, che io mi ricordo il calice di vino faccio al prete, anche il calice di vino pieno di vino in faccia al prete, no, dermi tutto il coso, perché tu eri chierichetto. Io ero chierichetto e tenevo la tovaglia sotto, cioè tenevo la tovaglia quella della comunione, veramente. Poi live tutta dedicata a che cazzo fa il chierichetto, io non l'ho mai capito, te lo giuro. A parte che ripeto, l'ho già detto in altre live, io pensavo che i chierichetti fossero sotto nudi, in realtà poi ho scoperto che non, in realtà non eravamo nudi. Anche io ero nudo, porca troia. Non è vero, non è vero. Comunque io l'ho fatto e non ho ancora capito cosa facessi, cioè ma te lo facevi nella chiesetta su delle balle? Facevo niente, no, cioè ero l'unico. No, io ero l'unico. Frank faceva il prete. Eri l'unico. Certo, si facevo tutto. Ma che cazzo dici? Te lo giuro. Ma avevamo fatto il carichetto. Io ero l'unico. Frank passava a chiedere i soldini col cestino. Sono battezzati, è tutta roba che non ho mai vissuto. Frank, ti prego, facciamo il battesimo così. Ma no, ma sei fuori. No, no, Frank, chiedetelo al nulla. Girava a cercare a chiedere i soldi col cestino e poi li portava alla palestra del suo liceo. Io non entravo in chiesa. Dai, battezziamoti. No, ma che cioè, tanto se non ma no, guarda che vai nei registri. Io mi farei tutte le religioni. Nella nostra chiesa religione. No, cioè, sbattezzati. Ma ne creiamo una nuova. Ah, va bene. Ma mi spieghi che preparazione c'ha dietro il chierichetto? No, vabbè, ma parliamo di un'altra volta. Andavamo nello stanzino, facevo due balotte con lui e poi andavamo fuori. Che tipo di balotte? No, aspetta, no, due chiacchiere. Sì, ma tu sei proprio il fagotto da scopare comunque. Ma dai, cioè, che cazzo dici? No, scusa. Faremo una live comunque con magari delle persone che hanno frequentato la chiesa. No, era un prete molto carino. No, per dire che tu e il prete da soli, cioè, era molto... Ma no, era proprio uno stile. Dovremmo essere vietato. Tipo Brock Back Mountain, mi vestivo, no, mi mettevo le due robine addosso e... Ma lì sono solo due omosessuali. Che fu censurato dalla Rai. No, lo so, film. Ma come mood. Censurato come dalla Rai. Come mood, mi non so, mi immagino molto quello. Sai che non l'ho mai visto? Ci vogliamo fare... Perché è stato censurato. Sì? Sì, ci fu il caso. No, non so chi sia, però sì, ci fu il caso perché in Rai lo mandarono tagliando quella scena. Ma scusa, è la base del film. Non censurato. Ma eravamo piccoli. No, non sto intendendo che tutti i preti sono pedofili, assolutamente. No, alcuni sì, però. Beh, certo, sì. Ragazzo, non condannare anche, non credo, anche alcuni banchieri. Sarà un po' strano, comunque. Sì, andiamo a sentire comunque un audio, dai. Disc, manda l'audio! Ciao. Grazie. A tutti, sono Fabio. No, il mio pensiero intrusivo è che rimanere le chiavi fuori la porta e è una cosa che mi entra in mente e non se ne va più. Cioè, io anche se non le rimango, devo uscire fuori la porta e controllare che non abbia lasciato le chiavi. Questo è una mia non le vedo ancora peggio. Le mie chiavi non le vedo per casa, ancora peggio. Peso. Questo è guidando un po' uno degli 747, esempi, degli esempi più comuni, quello delle chiavi lasciate. Quindi andiamo verso l'OCD. Sì, esatto, quasi un po' più. Infatti anche cioè, quelli che dicono cioè il grande classico del non ho chiuso la porta di casa che la chiudi mille volte. Esatto. Io facevo ste robe, poi non faccio più, io non facevo. Io tra tutti, perché qua c'è tipo, infatti quando ho letto sta roba ho detto oh mio Dio, mi si apre un mondo. Io tipo ci sono tipo delle sere in cui resetto e vado tipo a chiudere la porta di casa 4 volte. Beh, hai anche paura dei ladri, sì, okay. però nel senso solo io dico magari non l'ho chiusa e vado a chiudere, poi dopo un'ora. Ma a volte capita anche a me, però tipo qua mi ha sbloccato una roba, ossessioni focalizzate sul corpo, e dice tipo attenzione sul respiro, oppure attenzione continua sul battito delle palpebre, attenzione su deglutizione e salivazione, sono tutti tic che io ho avuto nell'adolescenza. Anch'io. Tipo sbattevo un sacco le palpebre perché pensavo al fatto di al fatto di le sto sbattendo troppo e quindi le sbattevo ancora di più. Ora che ti ho detto queste cose le ho fatte tutte quante. Esatto, è incredibile, quella roba è incredibile. Sì, sono tutte le cose involontarie, cioè mi fissavo. Tipo sbattere gli occhi, tipo respirare. Oddio, non mi batte il cuore. No, il battere il cuore no, è troppo interno, non puoi controllarlo. Però tipo respirare, battere le palpebre, sì, allora. Oppure anche contrazione dei muscoli. Tipo io a un certo punto mi sentivo qualcosa di qua e quella volta lì, sì. Io continuavo a contrarre gli addominali tipo ogni 5 secondi. Iso. Oppure qua c'è tipo percezione di un lato del proprio naso mentre si cerca di leggere. Quello è tremendo. Stai leggendo e ti vedi il tuo naso. Poi io sono sto. Non è vero, ma te come fai? Allora, io metà della pagina non la veramente vedo. Veramente. Io leggo così.
Prova a chiudere un occhio solo. Potrei provare. Ma che cazzo c'hai, Vezza, sul dito? Sono un po' di sangue. Vezza, hai presente Silente quando prende l'anello e si corrompe la mano? No. Dai, quando prende l'Horcrux di... un po' che non lo guardo. Beh, è vero, anche deglutire. Deglutire. A me capitava, però non so se è proprio questo, cioè era un tic ambivalente, e alle elementari mi sentivo la fronte per capire se ero caldo, perché pensavo di essere caldo, ma allo stesso tempo a un certo punto era diventato che se non lo facevo avevo delle sfighe. Comunque, prima di sentire gli altri audio, che ce ne sono un botto, dopo lasciamo spazio al pubblico perché vedo che vi sfogate. Dice anche: pensieri intrusivi di tipo magico. La paura si basa sulla credenza secondo la quale il solo pensare a qualcosa di brutto equivalga a renderlo concreto. Io faccio una cosa strana da tutta la vita. Ok. L'ammetto, non l'ho mai detto a nessuno. No, puoi rimetterla. No, una chiacchiera. Nelfact. No, non è un Nelfact. Non è un Nelfact. Ho un altro Nelfact. Non è un Nels Fact. Non mi va. No, racconta il Nels Fact. Non me lo ricordo più, devo pensarci. No, vai con quello normale. No, allora, tipo, rimettimi la cazzo di musica. È vero. Pensieri intrusivi, ti tiro uno schiaffo come Will Smith. Nels Fact è sinonimo di divertimento. No, allora, praticamente una roba che faccio, che è questa cosa qua che hai detto. Se io penso una roba brutta, tipo, mo mi schianto in auto, mo mi addormento, roba così, e figuro la cosa, dopo la ripenso, penso, mo l'ho pensata, quindi succederà. E la ripenso tutta da capo, ma con un'altra persona al posto mio. Ok. Faccio questa cosa tutta la vita. Ma aspetta, cioè io penso, mi fa pensare un'altra persona, perché? Perché dico, non cioè dico, non sarò la io. La penso, quindi penso io che mi schianto. Poi dico, cazzo, mo l'ho pensato, quindi succede. Mo la ripenso da capo, ma con un'altra persona, ma quindi persona non sta cara a te. No. Ah, no, persona, più lontana possibile, dico... Adesso che l'ho ripensata con questa persona, Nicolas. Capita a lui. Esatto. Non okay. Domanda: hai mai fatto morire Nicolas? No, persone, cerco di non sapere chi sono. Si immagina sempre Nicolas che va. No, posso dire, ammetto, la prima persona che mi viene sempre in mente quando faccio questa cosa è il mio migliore amico delle medie. Vabbè, per fortuna mi sa. E quindi faccio una terza versione con un personaggio che non so chi sia. Vabbè, non lo vedi più. Cazzo, hai la possibilità di farmi schiantare, non mi fai schiantare. No. C'è delle medie assieme. È così, comunque qua tutta la vita. Volevo leggere un po' di esempi che magari vi vengono in mente. Dice allora, tipo assistere a un funerale porta sfortuna, una roba che No, zero. E qua c'era calpestare le linee sul pavimento, le fughe? Sì, porta sfiga. Sì. Ok. Qual è la seconda che hai letto? Scusa? La prima? Assistere a un funerale porta sfortuna. No, però vedere i carri funebri sì. Okay. No. Ma quella non è scaramanzia. Esatto. Scaramanzia. È un'altra cosa. Però io vado in crisi. Io vado in crisi. No, ok, però è un'altra roba. Oppure qua c'era tipo anche scritto... aspetta, che era figo. Beh, tipo, io quando non, a volte tipo non so più come camminare. Dov'è? Lascia stare, ecco, vecchio, lascia qualunque stare. Cosa venga in mente può avverarsi. Sì, è quello che dico io. Quello lì, che esatto. Poi lo devo ripensare. Ok. Sì. Ci sto. Quanto non saper camminare è tremendo. Lo suggerivamo prima. Non saper camminare. A volte tipo pensi, ma è una cosa super naturale. A me se ne sono tipo in centro, in un posto con tanta gente che mi sembra che mi stia fissando. Mi sento sempre anch'io, fissato. Anch'io. E dico, quando mi sento fissato non so più camminare, cammino male. Uguale. È tremendo. No, vi dico quest'altra cosa tremendo. Che faccio. Ma cioè che ti getti a terra? Scusa. No. È solo un pensiero. Cioè non è che strisci a quel punto. No, però tipo, ti senti super inadeguato. Sono goffo, divento goffo. Sì, esatto. Che però in realtà secondo me stai camminando normalmente. Probabilmente si inizia a pensare, cavolo, ma sto camminando male, sto camminando male, mi stanno fissando. Assurdo. Peso. È vero. Io una roba che faccio, tipo, è legata ai pensieri magici, è se penso una roba bella, okay. Tipo, che ne so, siamo candidati per un premio, okay, faccio un esempio a caso, penso, vinciamo questo premio, poi penso, mo che l'ho pensato, porto sfiga, quindi non succederà, ma non penso neanche il contrario, cioè, li penso tutte e due, perché dico, se mo penso che non lo vinciamo, ok, quindi... Penso lo vinciamo. Magari non lo vinciamo, però potremmo vincerlo. Non lo so. Io e questo non ho vorrei mai essere nella tasta di me. Questo l'ho risolto, posso andare oltre. Ci sta. Io ho uno sfaso strano da due annetti. Ok. Ho visto Tenet. Sì. Tenet. E la cosa dell'universo parallelo che va al contrario. Sì. E che le cose ti succedono, succede prima la conseguenza e poi la causa. Ok, ti sto scrivendo. Mi fa sempre pensare che tipo io ho male da qualche parte, ho qualcosa e penso, cavolo, la causa deve ancora arriverà tra poco e capirò perché avevo male prima. Che so che non è vero, però penso sempre, magari è così. A me quando piove, sì?
Cioè, qual tipo un giorno prima mi fa male la caviglia. ma te la sei rotta. Serio. Però tu hai un problema la caviglia. Sono invalido civile. Esatto. Allora, mi sa che non siete sullo stesso, sulla stessa linea. Mia mamma uguale col ginocchio. Ma perché ve lo siete rotti. Allora, aspetta, scusa, sì, Nick. Sì. Io ammetto che ho fatto veramente fatica. Cioè, se ti dicessi ora ho capito, non avrei capito un cazzo. Cioè, fai conto, resto male qua. Ma per Tenet? Per l'idea di Tenet. Ok, cioè, ma questa Tenet cosa io l'ho visto. Cioè, sì, me lo ricordo molto bene. Praticamente lì... a un certo punto, tipo, lui è... e spara la ferita alla proiettile prima che venga sparato. Certo, ok. Io uguale, io penso ho male. Spoileria. Mi succederà qualcosa in un futuro e lì capirò perché adesso ho male, capito? Ma la vita non è Tenet. No, lo so che è una stronzata. O magari sì. È quello, magari lo sì. È okay. È un po' tipo la simulazione tipo, esatto, di Matrix, come no? Beh, anche quello del vivere una simulazione te lo fa, secondo me è un pensiero intrusivo. Del tipo, più che altro io ho il pensiero intrusivo. È una simulazione, faccio un'azione, non avrà conseguenza perché è una simulazione. Una roba del genere. No, io da piccolo però non ce l'ho più. Pensavo, ma in gag, dicevo, ma pensa se... Cioè, ne parlavo tipo con gli amici, sì, elementari, medie. Pensa se in realtà sono tutti tutti sono fermi durante la vita e quando ti avvicini iniziano a fare le cose come se fossero tutti cyborg, tipo. Ah, ok, ho capito adesso. Cioè, si attivassero solo nel momento in cui tu hai una relazione. Cioè, il mondo attivo è solo quello che vedo. Che vedi, sì. Tutto cioè, quando tu volti l'angolo... È come tipo Truman Show anche, perché gli attori recitano quando lui passa. Allora, a parte gli scherzi, Truman Show a me ha veramente destabilizzato. Non è un botto di gente. Io la prima volta che l'ho guardato, io ho detto... Sono io. Non so cosa... È Truman Show. Ma non hai mai visto Truman Show? Ma come? Hai visto con Jim Carrey? Sì, la sua vita è uno show. Lui cammina le scale, cioè tutta la sua vita è uno azzurro. Show. Immagina di filmare la tua vita è... Abbiamo telecamere nascoste, sì, comunque tu non lo sai, okay. E sulla tua vita c'è uno show, cioè la gente si collega come se fosse una serie. È un attore inconsapevole. Io sei un bravo attore. Sono un bravissimo attore. Il contrario di WandaVision. Ok. È tipo WandaVision. Vabbè, ma perché gliela spieghi così? Cioè, vabbè, se perché ho visto WandaVision. WandaVision visto. E quindi io quando ho visto per la prima volta Truman Show ho detto, cazzo, ma è quello che io ho sempre pensato, che qualcuno mi filmasse e ci fosse tutto uno show basato sulla mia vita. Quello è assurdo. Sì, mi ha fatto spesso. Qui ho capito che in realtà non ero così importante. No, sì. E quindi sti cazzi. Vabbè. Andiamo a sentire un altro audio. Andiamo a sentire che sono mega curioso. Un mio pensiero intrusivo è quando bevo ogni tanto mi viene voglia di mordere il bicchiere di vetro e dire, ma se adesso lo morde, sì, mi distruggo la bocca con tutte le schegge di vetro che ci sono e ho troppa voglia di farlo. Anche a me è bellissimo. A me viene spesso il pensiero intrusivo di frantumarmi i denti sulle cose, cioè tipo su questo tavolo, ah, così boom, la parte davanti, non so perché ma sai perché penso, li hai grattati, no, perché penso questa parte qua è mega sensibile. E quindi se lo faccio sicuramente si rompe. Quindi mi viene da dire, questa parte qua la sbatto ovunque tu. E questo pensiero intrusivo mi viene da American History X, in cui era pesissimo, che gli spacca la testa sul marciapiede. Sì, il marciapiede. Quella pesissimo. Lì, mi viene da lì. Però tipo io ogni tanto in effetti mi devo toccare i denti per essere sicuro che non siano storti, perché mi sembra che siano storti. Ma tipo non ti capita mai quando mangi qualcosa di molto duro? Sì, di dire ora mi spacco. No, che penso me li sono rotti. Me li sono rotti e devo toccarmi di guardarli. Quello è devastante. Io col naso tipo pensavo, perché il naso è l'unica parte del corpo insieme alle orecchie che continua a cambiare, è tutta che cresce. Sì, dicesi che conta. Ed è tutta, cioè, infatti io è molle, no? Certo. Quindi tipo se io faccio così ora, no? Si storge. Me lo sposto a destra, dopo devo fare così. Ma per rimetterlo dritto, infatti, faccio un movimento dall'altra questa parte. Questa cosa qua, cioè nel senso, tu puoi plasmare un po' alcune parti del corpo, tipo un bambino. Di averlo fatto. No, però sono famosi, questo non sicuro mi ricordo la roba da piccolo, tipo i cinesi con le scarpe piccole, alcune popolazioni africane con gli anelli nel collo. Esatto. Cioè, lo puoi fare. Infatti tipo mi dicevano, infatti da piccolo puoi scegliere in che forma essere, poi anche le orecchie, secondo me se tu metti una parte dell'orecchio, ma anche la testa, tutto. Quando sei in fase di formazione, in fase di crescita, tu puoi deformarlo come vuoi. E allora qua mi parte una domanda. Perché i nostri genitori non ci modellano da piccoli? Mia zia l'ha fatto. Perché, diventi come i bulldog francesi, tutte quelle razze di che stanno male e sono modificate dall'uomo, sì, in quel modo lì, anche con i crani dei non mi ricordo cosa. No, ma guarda che non va bene. Cioè anche quelli che hanno il collo lunghissimo, per esempio, se loro si tolgono gli anelli e non hanno un supporto, cioè si spezza il collo. Però quello è estremo, se metto una fascia a un bambino per non fargli avere le orecchie a sventola. Ma perché devi fargli una roba del genere? Aspettate, mia zia
c'è un cane French Bull Terrier, quello che ha il muso schiacciato. No, ha il cranio strano. Quello. E fa sempre così. Il Bull Terrier. Può essere. È che ha tipo il cranio rimpicciolito dall'uomo. Sì, pensa che tipo, non mi ricordo. Il cervello strabordo. Di che popolazione fossero, però hanno rinvenuto dei teschi. Secondo me, o sumerio o qualcosa. No, forse era più Sud America. Questi teschi super allungati. Dicevano, no, i teschi alieni. No, non era vero. No, non lo so con cosa li modificassero, però era lo stesso principio dell'anello. Gli mettevano tipo delle fasce strettissime al cranio e crescevano bislunghi. Degli alien. Sì, figo. Fighissimo. Prova a cercarli, French. Sì. Non so come. Non è tutta la trama dell'ultimo Indiana Jones, quello, i teschi di cristallo. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Potevamo guardare quello stasera. Però sono sicuro che Giacobbo ci ha fatto una. Giacobbo. Allora. Quello, sì, quello di Voyager. Ci ha fatto una puntata sopra. Ricordiamo stasera Watch Party. Watch Party, ragazzi. Ma con detto. Tanti film. Beh, trash. Io non so neanche che film ha vinto. Non lo so neanche io. Dobbiamo scoprire. Però tra questi c'era Mission Impossible 2. No, quella lì non aveva senso, Nick. È non figo. So. Ah, perché non aveva detto Tom Cruise spaccarsi. Ma non ha senso. Ma sì, ma è figo. Avevamo Mission Impossible 2. Perché esplode la gente. Vabbè, ok. Poi avevamo Prey. Che era che l'ho messo io, del film olandese con un Preda. Quello è il gioco. No, che gioco? È vero, Prey. No, quello è un altro gioco. Quello è Prey con la A, prega. No. Ah, questo è con la A. Con la E. Preda. Il gioco. No, il gioco, sì. Prey. Il gioco si chiama così, ma non è si chiama così. No, Prey. Questo qua è Preda e cioè praticamente è un film olandese e la gente su internet dice "Ma perché fanno dei film?" E vabbè, questo è un altro discorso. E praticamente c'è questo leone che esce dallo zoo e la trama è stile quello dello squalo, cioè non lo riescono a fermare. Oh, fighissimo. Strafigo. Poi ce n'era un altro di fantascienza, ma proprio di anni fa, vabbè, c'era un cosa da sirena, quello dell'Omega. L'hai messo quello dell'Omega? Forse non l'hai messo quello lì dell'Omega, perché avevi quattro sabotato. Forse è stato... ah, no, ha detto che non c'era anche la storia della sirena. Non è abilitato su Space Valley. C'era anche la storia della sirena che penso l'abbia proposto Cesare. Sì. Super Mario me l'hai messo. Super Mario l'abbia messo. Cioè il film di Super Mario che sarei mega curioso. Avevo messo anche quelli di Silvio Berlusconi e Vittorio Feltri. Ho visto. Ho detto, vabbè, la prossima volta. Ma a parte che io ho visto. Quello di Berlusconi si chiama My Way. Cazzo ne mi sa che l'ho visto. Un po' l'ho visto anch'io. È quello che fa fare il tour in casa sua. Esatto, ma in realtà quello lì è interessantissimo perché vedi la casa un di Berlusconi di e capisci che cazzo c'è in casa. Sì. È molto interessante. Hai visto i video del matrimonio? Non li ho visti. È assurdo. Ok, va bene. Ma si è sposato? Sì, si è sposato. In realtà non è un vero matrimonio. Lo so, è un matrimonio. Comunque chiedono la storia della zia di Nick. Mia zia sostiene di avere plasmato il naso di mia cugina, che è effettivamente un bel naso, perché lei da quando era piccola, neonato, gliel'ha sempre massaggiato tutti i giorni per farglielo bello. Vero, me lo ricordo. Quindi è grazie a lei che gli ha plasmato il nasino. Che ha un bel naso. Cazzo, e magari è vero. Adesso che Nelson lo sa, è finita. Plasmerà sempre il naso. Quando avrà dei figli, li metterà lì. Ma magari esistono delle formine. No, adesso, quello è un po' complesso. Ma io a un certo punto glielo spacco. Ah, è vero. Vi faccio una domanda. Chi gioca basket diventa alto o gioca basket chi è alto? Gioca basket chi è alto. No, allora, chi gioca basket diventa alto. È palese questo. No, non è sì, è palese. Perché sei abituato a, secondo me, saltare così tanto che dopo un po' la colonna vertebrale. Io conosco persone che giocano a basket da un sacco sono basso. Sì, però secondo me ti stimola la crescita. Però ti stimola la crescita a diventare più alto. Ma ti salti quando cadi e ti comprimi. Quindi no. Nick. Ce l'avessero tirato da quando eravamo piccolini. Ce l'avessero tirato. In Toscana, vabbè. Perché io ho fatto basket 9 anni. Ma noi stavamo parlando del pisello. Ah, il cazzo. Se avessero tirato in senso no. Ci avessero portato a basket. Ma non è vero. No, sì, sono il cazzo si pieno di partner. No. Cioè. Il cazzo si plasma. Ma non è vero. Ma l'hai provato o te l'hanno detto? Se no lo plasmerebbero tutti. No, ma non è che diventa grande. No, fatto informazione. Bravo. Non è che diventa più grande. Però se vai a leggere anche su internet siti seri, cioè non è che diventa grande. Alcune curvature sono perché usi sempre una mano in un certo modo, tipo. E ti suggeriscono di cambiare mano. Non lo sapevo questa cosa. Sì. Non è io però aspetta, io sapevo una roba. Io sapevo che c'è questo documentario su questo ragazzo che lui dice di soffrire di micropenia. Si chiama micropenia? L'ho inventato, micropene. E praticamente lui a un certo punto è fighissimo perché dice io ho questa cosa qua, che poi in realtà non ha un micropene, però vabbè, e voglio capire se esistono realmente dei modi per allungare il pene. E quindi va
da tutte le varie scuole di pensiero. E c'è questa scuola di pensiero, una delle prime che testa. Che insegnanti. No, aspetta, che testa, che praticamente sono questa scuola che si appende al pene dei pesi. Oh, e merda. Che pian piano vanno a modificare diciamo la lunghezza della pelle. Però alla e fine sono tutti quanti sterili? No, in realtà no. Però è fighissimo perché questi. No, vabbè, Nick, non me lo so. No, come se fosse una funzione magica, non lo so. Però oddio, mentre hai il peso attaccato, direi che funziona. No, sì, ma magari c'è però più qualcosa. Mi puoi trovare magari... il ragazzo? Perché era figo il documentario. Sentiamo i vocali. Ok, va bene, sentiamo. Niente, pensiero non parto. Intrusivo okay. Che io costantemente guido è: cosa succederebbe se io all'improvviso tolgo la chiave della macchina mentre sto guidando? Cioè, l'hai provato? Non l'ho mai avuto. Stato, però non puoi toglierlo. Io l'ho fatto. È bloccata. Sì, che cazzo vuol dire l'hai fatto? Ma scusa, è bloccata mentre stai andando. No, allora l'ho spenta la macchina mentre stava andando. Quello quello ok. Anch'io. Cioè, se la non togli, l'ho tolta perché sarebbe pericoloso, perché dopo devi rimetterla dentro e girare. No, aspetta, non è detto che tu riesci. Non si toglie la chiave e anche se si togliesse la macchina è già accesa, non è che la spegni e la togli. Io l'ho spenta la macchina. Ma in quel caso è spenta. È come se si spegnesse la macchina, se si spegne però arriva anche il servo sterzo, come si chiama? No, il blocca sterzo. E non giri più, quindi devi subito riaccenderla. E puoi frenare, basta. Sì, se non vuoi frenare devi... Secondo me non te non riesci a togliere. Cioè capita, scusa, quelli in autostrada che lì si ferma la macchina. Poi escono, cioè scurvano un po', si mettono fuori, si ferma, una bella. Però è uno spento diverso forse. No, beh, sì. Sì, secondo me non puoi. No, secondo me non ce la fai a tirare fuori la chiave. Non fisicamente non ce la puoi. Secondo me puoi, ma non provatelo a casa. Ma invece un gioco che potete fare è rubare le chiavi ai motorini fermi al semaforo. Ah, è vero. Sì, noi lo facevamo, ragazzi. Sì. Lo facevamo. Vai di fianco all'altro motorino, gli spegni il motorino, rubi le chiavi e parti. E rimane col motorino al semaforo fermo. Ma non è vero. Roba tra di noi lo facevamo. Noi. Ah, tra di voi, sì. Ok. Sì, vabbè, ma è come al semaforo gli aprivi il bagagliaio. No, quello non lo facevo, però sì. Anche ci acceleravamo e partivamo. Sì. E dopo come facevate a dargli le chiavi? E basta, dietro e basta. Io non vedo più gente anni perché è rimasta lì. Ah, ok. Sembra giusto. Ascoltiamo il prossimo audio perché ce ne sono tantissimi. Adesso non è cinquina così tanto. Il mio pensiero intrusivo è quando ritorno a casa da scuola e mi controllo fuori tutte le vie prima di entrare, solamente per capire se qualcuno mi sta spiando, tipo qualche compagno, addirittura tipo io una vicina vecchia, quindi anziana, che magari mi controlla da dove entro, se ho le chiavi, se non le uso, quali chiavi uso, e quindi così, un po' inquietante. Ma che gli frega alla gente? Sai che io questa cosa qua nella nuova casa ho una sorta di viottolo per arrivare alla porta d'entrata, ok? E l'ultima volta ho fatto una roba che non avevo mai fatto, ho fatto tutto il viottolo e tu arrivi alla fine che c'hai la porta specchiata di vetro, ok? Quindi dovresti vedere chi è dietro. Ho guardato guardo sempre la porta specchiata perché dico c'è sempre dietro qualcuno, non vedo nessuno. Sono tornato indietro per tutto il viottolo per vedere che realmente non ci fosse nessuno. È peso. È assurda sta roba. Perché hai paura che ti avessero seguito? No, paura che... Ma un fan? No, una persona che mi vuole fare del male. Non cercate mai di fregare lo specchio. Cioè? Volete tipo metterlo alla prova? Giù tipo... la musica, giù la musica. Ma sul serio? Giù la musica. Ti guardi allo specchio. Momento! Prego. E cerchi di essere più veloce di lui. Ti guardi allo specchio e pensi, ma adesso l'ho fotto. Magari non è davvero uno specchio. Cioè, fuggi al riflesso. No, provi. Dico solo che Frank si è seduto per questa stronza. A me è successo di farlo questa cosa e chi secondo me non l'ha provato a fare mente. Provare a fottere lo specchio. Io forse sì. Ecco, vedi? Perché lo sai che è una stronzata. Quando avevo tipo 4 anni non capivo che l'immagine di Potter o provare a usare la forza di Star Wars, sono cose che provi a fare. Allora, no, aspetta, però cioè, aspetta, non, su questa non ragione. Di no. Su questa ragione io forza, tipo sì. Forza l'ho abbiamo provato tutti. Ma ecco, allora, di Spider-Man, ragazzi, cazzo è che non ha fatto così. Esatto. Ma anche la forza. Ma lo fai proprio con passione, cioè proprio metti che fai. Sì, io ammetto, no, io più che questo, cioè mi hanno infottato un botto anche con la forza. Tantissimo, però quando ho scoperto un po' tipo tutto il mondo orientale del fatto della meditazione, del potersi sollevare in aria. Io mi sono sollevato, Guarda che tanti lo fanno davvero. Io ho provato realmente provare a muovere l'acqua. Provare a muovere l'acqua? No, quello ha fatto uno e basta. Ok, no, esatto, ha fatto uno e basta. Però è vero, no, queste cose qua sì, però provare a fottere lo specchio mai. Lo specchio, collegato allo specchio, è l'unica para che ci sta secondo me tipo negli hotel che vedano da dietro.
Vabbè, quello è sicuro. Cioè, io ne avrei uno da dire. Dai, dillo. Ma si può dire? Aspetta. È peggio del fatto di aver definito Nick un fagotto? No, no, no. Ok. No. Mentre vuoi che ascoltiamo un altro vocale nel frattempo? Intanto ascoltiamo un altro vocale. Stai chiamando qualcuno? Per chiedere se allora? Si può dire. Sì, aspettate un attimo. Ma se non dici sì, chi pronto. È pronto. Pensiero intrusivo, no, no, abbastanza ricorrente. Ah, spegnila un attimo. Sono confuso. Ah, ok, a posto, ok. Ciao, 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 ciao. Cioè, non è che gli hai chiesto se poteva cioè, dire. Ah, perché non deve sentire. Ti ha sì. detto sì. Io mi immagino, cioè tipo, va, lo sapete? Che durante un atto sessuale io tipo mi impettisca così e poi bam 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 comincio a riempirti i pugni lateralmente. Ma hai appena chiesto di spegnere la live per dire questa cosa. Era crashata per fortuna. Questa è uno dei pensieri intrusivi che spesso ricorrono. Ci tu me ne avevi detto anche un altro. C'era una roba un tempo c'era una roba con i cofani dell'auto. No, tu mi avevi detto quella del gorilla. Eh? Quella del gorilla, avevi detto un tuo pensiero intrusivo. C'è sempre in quelle occasioni di a un certo punto alzarsi e fare. Ah, quella sì, è vero. Mi piace sentirmi però prestante. La più gettonata è quella del cofano, qual era che... Ma quella non è sessuale. No, invece tu mi dicevi una roba sessuale. No, anni fa. Aspetta, ci mutate un secondo. Ma è un pensiero intrusivo proprio per dire rallento, capito, sto capito, attento. No, no. Eravamo staccati. Come eravamo staccati? Okay. Eravamo staccati okay. completamente. Quindi non hanno sentito quello dell'investimento. Vabbè, no, a posto. No. A posto, okay, vabbè, meglio non dirlo. No, vabbè, era una cosa interessante. Avevo okay. paura di investire qualcuno. Sonno vuole investire persone. No, ci dissociamo. Io penso semplicemente quando vedo un pedone a volte dico boom, lo metto sotto, ma è proprio per pensare devo stare attento ai pedoni. Anch'io. È quello. Anch'io quello. Ai pedoni. Sì. O per sentire il rumore del bam. No. Bang. Ammetto che questa cosa mi sono interrogato un botto di volte. Anche io gli animali no. No, io mi interrogavo sempre su questa cosa, cioè se il corpo della persona va sopra l'auto o va sotto l'auto. E dipende come lo prende. Secondo me è sopra, prevalentemente sì. sopra. Lanciato via. Dipende cosa fa. Nel senso, se secondo me se non se ne accorge, più probabile vada sotto. No. La cosa che ti viene istintiva, se vede che ti arriva un'auto, secondo me, è fare un saltino e provare ad andare sopra. Ok. Se vai sotto, sei fottuto. Se vai sopra, poi in realtà non è detto, perché se vai le sotto ruote sei spezzata non a metà. Sono così tanto. Ma non è che ti schiaccia, ti spezzi. No. Cioè, pensa a una roba che va sotto così, vuol dire che viene spezzata. Se invece vai sopra, vai contro magari il vetro, è morbido. Farò delle ricerche. Morbido. Mi ha appena scritto che il crash è durato poco. So. Ah! Ah! Ha sentito? Vabbè, Volevo collegarmi anche a una roba che se non dirò mai più, che è praticamente tuo fratello. Mio? Ah, sì, tuo fratello mi ha mandato dopo l'ultima live, sì. Ok, un video che è praticamente una sorta di documentario, sì. Su quella gente che fa che avevamo visto nell'ultima live, che va sopra i palazzoni a pulire? No, a fare del parkour. Urban climbing. Okay. Esatto, urban climbing, giusto? Sì. E mi ha detto, questo qua è stato arrestato, cioè nel documentario spiega che è stato arrestato e mi fa ridere perché lui poi aveva detto, vabbè, mi aveva detto un'altra roba personale. Però è molto interessante, è figo. Quello lì, ve lo mandiamo dopo sul gruppo Telegram, lo mando dopo sul gruppo dedicato Telegram perché è strafigo, dedicato agli abbonati. È su YouTube? Esatto. È su YouTube, sì, ah, sì, okay, sì. È veramente figo. Basta. Prossimo audio. Prossimo audio. Lei non ama i bambini, mi dissocio, però ho riso. Il mio pensiero intrusivo abbastanza ricorrente è quello di dare dei calci ai bambini. Certo. Quando mi passano di fianco e sono bassi, tipo altezza ginocchio, nella mia testa scatta il "e se adesso gli dessi un calcio?" Ma fa l'insegnante. Quanto cadrebbe lontano? Quanto si farebbe male? Beh, sì, quanto tipo, mi divertirei io a sentirlo piangere? Sì, è tipo una palla da rugby. Io mi ricordo che quando facevamo il relative forse e c'erano problemi e che dovevo discutere con qualcuno di preparato. No, quello aiuta sempre. No, quello aiuta assolutamente, sì. Quando facevamo il relative c'erano le scuole, mi ricordo che dicevamo sempre mo prendiamo un bimbo in braccio e gli urliamo in faccia. È vero. Io avevo al mare, mi è fatto venire in mente adesso, che mi ricordo che vedevo sempre da piccolino la gente che fa i tuffi, viene lanciata dai genitori. Io a un certo punto crescendo ho sempre pensato, i bambini che sono sulla spiaggia li prendo e li butto in mare. Cioè tipo poi li prendo di forza e li faccio volare il più lontano possibile. Ma lì è una curiosità secondo me della fisica dei corpi.
corpi. Cioè, quanto va lontano un bambino? Vero. Quanto pesa un bambino? È anche un test della tua forza. È un test della tua forza. Quando quanto lo riesco a buttare lontano? Nell'acqua. Bravissimo. Guarda che Archimede passava il tempo ad affogare bambini. È vero. Non credo. Vabbè, come o come gli Spartani con i bambini giù dal Taigeto. Certo, cioè, fisica dei corpi. Ci dissociamo da quello che abbiamo detto. Assolutamente. Prossimo audio. Ciao a tutti, sono Alessio. Quando torno a casa la sera, magari dopo una serata che è tardi e mi metto a letto, mi viene spessissimo da pensare, da domandarmi se io in quella serata non sia morto e quello sia tutto un sogno. Questo per me è mega ricorrente. Non ti è mai successo, Frank? A me un sacco di volte. Io dico sempre: io penso sempre, sono morto in questo momento e ora. Alla Repoman. Sì, esatto, stile, sì, esatto. Alla Repoman. Io invece penso di essere nell'universo parallelo dove non sono morto in qualche situazione. Anche di brutto quello, è vero. No, universi paralleli, esatto, in cui tu non sei morto, esatto, perché di sei scampato in una determinata situazione, è vero. O penso anche di essere soltanto in quello giusto dove posso solo non morire. Più quello, secondo me. Rientra un po' in tutta la sfera delle epifanie, tipo Truman Show. Sì. Tipo, a me capita di pensare... magari io ho, che ne so, ho dei problemi. Sì, vabbè, quello lo so. È un botto, sì. Vabbè, sì, cioè gli altri mi vedono completamente quello, diverso e io non lo capisco. Però quello secondo me non è pensiero intrusivo, quello è più... Beh, è uguale a dire sono oddio, morto. No, in effetti è una paura anche quella. È dire non mi rendo conto di qualcosa. Sì, è vero. Tagliarvi vero. Il pisello mai. No. Mai? No. Ah no, oddio. Oddio, sì. Beh, è chiaro vero, che dai. Tutti i Dick Massacre siano dei pensieri intrusivi messi a... No, io sì. Ho avuto che si grattugia al cazzo un periodo si della, tardi. Io ho avuto un periodo della mia vita, ma questo dovuto a una notizia che avevo sentito poi di un ragazzo italiano che praticamente avevo paura che la mia compagna mi facesse qualcosa di male lì sotto. Cioè? Tipo un morso. Appunto, un morso. Esatto. Ah, ok, che scattasse. Violentissimo, okay. Esatto, avevo paura di quella roba lì. Ma perché avevo sentito una notizia e quindi a un certo punto ho sentito questa parte. Eh? O avevi visto denti? Avevo visto denti, va bene. Prossimo audio. Riverenza a tutta la valle spaziale, sono Gaia e uno dei pensieri intrusivi che più mi perseguita è quello di toccare la piastra per i capelli mentre è calda. È un pensiero che mi perseguita da parecchi anni e sicuramente prima o poi succederà che ci metterà la mano sopra e ovviamente non andrà più. Beh, stesso, a me quello mai. Stesso però. Concetto però della padella. Sì, no. Mi è pensato di piastrarti. Sì. No, io no, sì. No, io sì. A me però di dare fuoco a tutto sì. Fuoco, di sì. Cioè di prendere fuoco, uno sì. Per i capelli e spammarlo sulla, no. Sulla padella. No, ma io non ho pensieri intrusivi violenti no. Sugli altri. Violenti ma il buttare giù da qualcosa sì, tipo sei in cima a qualcosa penso che adesso potrei buttarlo giù. No, io penso sempre sulla mia persona. Esatto, io penso mi schianto, penso mi butto, non penso butto lui. No, è vero. Stasera mi butto. Temperarvi il dito. No. Temperarmi il dito nemmeno. Peso temperarvi il dito. Però tipo io non penso tipo robe di autolesionismo soft, no. Cioè penso più roba che ci rimango. No, però aspetta, tipo con lame, punte e roba del genere, io un botto. Cioè, tipo, non so, sto maneggiando delle forbici, tipo, sto tagliando vicino al dito e dico ora taglio tutto il dito. No, io in realtà l'unico probabilmente pensiero intrusivo violento che ho è mo svolto e mi schianto in auto. Ok. È l'unico che ho. Okay. Il resto sono tutte robe da OCD strane. Ci sta. Beh, però anche quello sui bambini. Sì, ma non è che non ce l'ho quasi mai, ci mi ricordo okay, da okay. Il pensiero intrusivo di scappare basta. Di scappare? Mollare, scappare e mollare qualsiasi cosa, andare via. Così proprio adesso prendo me ne vado fuori e non torno mai più in Italia. Ah, oddio, in Italia, no, io pensavo dall'ambiente, l'ambiente è un botto. Da tutto, scompaio, vado via. Quello è un botto di volte. Scomparso. Io penso vado a fare un lavoro normale. Mara, io comunque ho avuto un pensiero. Però è un pensiero intrusivo, non è una roba che voglio fare. Cioè penso, ma fanculo, vado alla Lidl. Io, no, però tipo di abbandono di certe situazioni di brutto. Cioè io tipo ieri ne ho avuto, qualche giorno fa ne ho avuto uno così e stavo per tornare a casa. È assurdo, cioè, proprio abbandono di no, ma abbandono di una certa situazione, poi torno a casa mia, non è che faccio le quello fatto varie volte. Ok. No, a volte a me è capitato di rage farlo. Quit. Esatto, rage quit totale. Sì. Ma infatti poi una domanda che avevo appuntato l'esempio più lampante di pensiero intrusivo a cui avete dato ascolto. E il rage quit. Anch'io, cioè alla fine situazioni da cui me ne sono andato, cioè che ho detto ok, sì, ora cioè mollo. Sono quasi sempre robe che magari sono
tipo rabbia sfogata, esatto, in sì, vado via, sì, o sì, che ne so, ho lanciato qualcosa. Io ho tirato una sedia addosso a miei tre compagni di classe, una pezza di dai, però ci sarebbe, ma non è possibile, ma che cazzo dici, su serio? Però il figlio di puttana, cioè, un mio amico, non so, ah, okay, quanto lì sia pensiero intrusivo, nel senso che spesso, almeno nel mio caso, ma penso anche nel tuo, anche quando ti ho menato a te, sì, è un non penso neanche, è un istinto. Sì, sì, è stato istintuale. Io tipo mi ricordo con una persona che conosciamo, sì, io e Cesare, ero in una situazione lavorativa e quindi dovevo stare lì e a un certo punto io proprio, sì, che conosci anche te, e a un certo punto ho proprio detto, boh, meglio rage quitto, e sono proprio andato via. Ma proprio non penso, cioè non sono riuscito neanche a pensare. Esatto, per quello dico, forse non possiamo considerarli pensieri intrusivi, perché sono. Però è una cosa folle da fare, sì, in quel momento lì. Io una volta ero a cena con mia mamma e mio nonno, mi sono alzato e mi sono fatto chilometri di tangenziale a piedi. No, tangenziale. Però secondo me quello è un pensiero un po' intrusivo a cui dato, solo perché io un po' ci ho pensato all'inizio. Io sono partito. Vabbè, e poi ci pensi mentre vai. Io ci penso un po', dico come sarebbe, poi magari lo faccio. Cioè è più così. Ma io penso dopo, cioè faccio la cosa. E poi inizio a pensarci, a volte magari me ne pento, sì, ma ormai non torno indietro. Siamo a 2600 sub. L'hai fatto davvero sta cosa? Sì. Zero? No, ma secondo me non sono pensieri intrusivi, questo. No, può essere, è vero, è più istintività. Sì, reazioni istintive. Okay. Però io in realtà ci penso prima. Sì, cioè io penso, sarebbe assurdo, e poi alla terza lo faccio. Però comunque però parliamo di pensieri. In quel momento lì? No, il pensiero intrusivo è, ce l'ho tutta la vita che penso sta roba. Ok. Più quello. Ok, sentiamo un vocale. Andiamo. Per esempio, anche un altro pensiero che mi viene in mente è quando rimango fermo per un po' e noto che sembra che non stia respirando, quindi controllo se sto respirando con il naso o con la bocca, e se è l'opposto lo cerco di respirare più con l'altro. Vabbè, e se non respiro con il naso, dopo un po' dico vabbè, ho la tachicardia, buona. Comunque mi fa ridere che tutti i vocali hanno un po' questo tono tipo di imbarazzo, che però in realtà si chiudono in bagno. Per me ha fatto il vocale in apnea. È vero. Ma secondo voi, tipo, ogni cosa che comprate da bere fuori, rovesciarle e vedere se c'è la droga dentro è un pensiero ma intrusivo. Nessuno ti regala la droga, me l'hanno insegnato da giovane. Ma nessuno ti regala niente, cioè, è una leggenda che trovi la droga. Ma questa è vera, non ci avevo mai pensato. Dice sempre Frank, non ci avevo mai pensato. Cioè, dici quello di ribalta. No, però secondo me, ma chi lo fa più? Io. No, cioè, è stato, secondo me, quella roba lì negli anni 2000 andava tantissimo, perché c'era un avvelenamento, sì, stile. Ci sono i buchi nelle bottiglie. Esatto. Veramente, tutte le volte tu fai questa roba. Ma cosa fai? Ribalto le cose e vedo se esce acqua. Cioè, che io penso, chi è che ha motivo di avvelenarti? Ma che ne so, un pazzo. Beh, è vero, sai che pazzi, sì, assolutamente, no, sì, però sono pochi al mondo. È che io sfido la probabilità, cioè nel senso dico vaffanculo, cioè. Beh, io sfido che ci metto un secondo e controllo. No, ci sta. Sono la parte del manico. Ah, hai ragione. Però non so, siamo l'ultimo e poi vado a fare la pipì, devo fare anch'io la pipì. Devo pisciare un po'. Il rider è appena partito dal ristorante. Ah, okay. Grande. Buon rider. Ah, ho capito, un rider appena partito. Prego. Mi capita quando mi scappa la pipì e penso di farla in quell'esatto momento senza andare in bagno, cioè fermarmi da fare quello che sto facendo per fare la pipì, cioè non trattenerla più e fare la pipì così, vestita e tutto in piedi, ad esempio in cucina. Capita. Sì. Più che quella pipì, capita con la cacca. Cioè penso, mo cago, fanculo. Ma io a volte ho anche dei pensieri intrusivi legati alle battute. Cioè penso, se ora lo facessi sarebbe un botto divertente, sarebbe un botto strano, ma un botto divertente. Fare. Tipo prima con Nick stavamo scherzando qua sul pavimento e ho detto ora mi piscio addosso, voglio vedere come reagisce. Però vero, sono dei pensieri intrusivi che alla fine non faccio, però dico cazzo, se lo facessi sarebbe una battuta pazzesca. Sì. Ma un botto di volte, anche quando vi ho servito i piatti, ho detto mera, ora gli cago dentro la cloche, aprono. Alla Merrino. Esatto, secondo me Merrino è uno che non ha questo limite qua, capito? Lo fa e basta. Secondo me è in piccolo, però qua dentro lasciamo molto spazio ai pensieri. Qualche volta sì. Prima ero in bagno, tu all'improvviso senza nessun motivo sbattimi contro la porta a spaccarmi le cose contro. Cesare che spara con la pistola pallini, esatto, o tira frecce in giro. È tipo legito. Sì, a volte ci lasciamo. Mi ha fatto venire in mente comunque un'altra roba. Io tipo quando faccio la
la lavatrice che metto il misurino mi viene da berlo. No. penso faccio uno shot dei colori bellissimi, ma strabelli. Il detersivo anche a me un po' l'ammorbidente più che il detersivo. Ora mi metto lì e me lo trinco tutto, oppure quando ho il colluttore in bocca lo mando giù. È vero, perché hai sempre la cosa di dire non lo mandare giù, non lo mandare giù, ma se lo mandassi giù cosa succederà? È comunque meno peggio della lavatrice. Sì, assolutamente, quello non succede niente. Sì, sì. Però è pazzesco, cioè c'è un botto di roba. Vabbè, ringraziamo Andre che ha regalato 10 sub. Bravo, grazie Andre. Grazie anche a Giulia e Perez. Bravi, sì. Bravi tutti. Quanti siamo arrivati? 2600 precisi. 2600 spaccati. Mancano 3 giorni, 29, 30, 31, 3 giorni. Beh, molti nostri video sono riassumibili come pensieri intrusivi. Cosa succederebbe se sparassi delle frecce da un'amaca? È vero. Cosa succederebbe se mettessi ma a anche legati al cibo di detersivi ingeriti? Al corso di primo soccorso mi hanno detto che se ingerisci delle cose del genere, se qualcuno le ha ingeriti, non devi fare le cose scritte sul foglietto dietro perché potrebbero essere non aggiornate, ma devi chiamare il centro di prevenzione antiavvelenamento della tua regione. Tu che l'hai bevuto? No, chi è? Non si può vomitare, Nick. Non dovresti, perché se sono sostanze corrosive potresti. Ah, perché torna su, hai ragione. Esatto. Qui sei fottuto. Di non chiamare. Cioè, di base fai una lavanda gastrica. Però sì, ti mettono un tubo da dietro e via tutto. O da davanti, non lo so. Da provare. Però strano che non devi seguire quello che è scritto sul foglietto, perché potrebbe non essere aggiornato. Però di base le cose sono quelle. Dovremmo provare a leggere un foglietto. Sì. Capire, magari funziona. Sì. Fammi vedere, ci guardo. Facci vedere. Andiamo a prendere il detersivo. Sì, credo di sì. Speriamo di sì. Allora, e adesso aspettiamo che torni intorno, perché come sapete lui è l'anima delle live. Senza tonno qua vige il silenzio. Ma è assurdo. Quindi vado a pisciare. È sceso il silenzio. Come è sceso il silenzio? Guidiamoci un po' così. Ma perché era un suo argomento, quindi lo mandava avanti tonno. Mi sono fatto un male. No, ma in realtà mi è piaciuto perché l'abbiamo districato abbastanza bene. E poi io ho visto parecchio coinvolti. Sì. Quindi mi è piaciuto. Vorrei più pensieri intrusivi di Frank, però. Anch'io. Cioè, è che me... non ho ancora capito cos'è un pensiero intrusivo. Quindi, sinceramente, non lo so. Sono anch'io. Penso di schiantarmi in macchina, ma è finita. Esatto, lì. È quello. Ma applicalo ad altre situazioni della tua vita. Ce ne saranno mille. Stai facendo dei documenti, delle cose. Penso adesso lo cancello. Esatto, ora lo cancello. Adesso cancello il file. Ora, tipo, hai un documento importantissimo. Ora lo butto nel cestino. Lo stropiccio tutto. Però comunque non era, a parte che non ho mai avuto. Hai presente le tabelle Excel che scala, fai? C'è Eddie su una scala. Adesso lo spingo giù dalla scala. No, esatto. No, hai presente Excel quando fai tutte le tue tabelle Excel? Fai ora la cancello tutta da capo. E tutti i dati mi vanno a portare. No, basta fare CTRL Z. Va bene, fai dei CTRL Z così a random. Bom 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 bom. È che comunque non sono sicuro sia un pensiero intrusivo. Beh, ce l'ho, quello, perché tipo... non ci sto male. Frank ha il pensiero intrusivo di non sapere se è un pensiero intrusivo. Te l'ho detto. No, quello mi passa troppo. Tipo sei sulla Rai e cambi canale. È così un po' di ribellione. Tra l'altro tra poco non si vedrà più. Vabbè. Che cazzo dici non si vedrà più? Mai più. Cambia le frequenze alla TV vecchia. Oh. Vabbè, guarda, per quanto mi cambia a me, sinceramente. Comunque, se volessi ingerire un vicinetto, no, per esempio, cioè qui ti dice non sciacquare la bocca, non provocare il vomito, okay, e contattare immediatamente un centro antiveleno o un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto, smaltire il prodotto recipiente in conformità. Fanculo. Beh, questo è abbastanza aggiornato, ma potrebbe non essere aggiornato. Quindi chiamare comunque... sempre il centro antiveleno della propria regione. Scusate, non c'entra messaggio. Assolutamente niente con questo discorso. Prego. Però ho avuto una situazione mega imbarazzante, perché praticamente mi sono accostato sui viali di Bologna, ok? Sì. E a un certo punto mi stavo facendo i cazzi miei perché stavo guardando la musica da mettere, e a un certo punto sento bussare sul mio finestrino. Ok. Guardo, era la polizia comunale. No, beccato usare il telefono. Sì, multa. No, ma aspetta, ero fermo. Non si può lo stesso, ma cosa vuol dire lo fermo? Cioè, non Frank si può. Fermo. In macchina non si può usare frecce. In macchina non si può usare. Fermo dove? Ero fermo sui viali. Anche quattro altezza. Frecce? Con anche le quattro frecce. Era altezza. Potrebbero romperti i coglioni, Potrebbero rompermi i coglioni. Infatti, ho detto. Magari cazzo, se dici, guarda, una telefonata. Però aspettate, urgente. Non è questa la parte divertente. La parte divertente è che lui ha incominciato a bussare, e quindi. Non è che io ho dalla mia parte, visto che la mia auto è un po' antica, non è che ho dalla mia parte. No, c'ho il pulsante del finestrino. Perfetto. E il problema è che io, un po' preso dal panico, non riuscivo a trovare sto cazzo di pulsante. In che senso? Che era tutto buio. Ok, era tutto buio, quindi io cercavo dalla maniglia, cercavo di tastare. Era di notte. Era di notte, sì. Okay. Io tastavo tutta la portiera, ma non lo trovavo, e lui continuava a fare.
E io ero lì che diceva più figo se chiudevi la macchina. Quindi eri di aspettare un attimo? Ma ho provato. Io ho detto, vabbè, l'avrà capito. Lui continuava a bussare, mi metteva ansia. Non trovavo sto cazzo di robo e ci avevo messo tipo 3 minuti ad abbassare il tempo. Esatto, potevi aprire lo sportello. Alla fine ho acceso il cellulare, ho guardato. E poi. Esatto, cosa ti ho detto? Allora, niente. Tutto bene? Sì. Ah, ok, perché lei non potrebbe stare qua. Ah, sto aspettando una persona. Ah, ok. Poi la persona è arrivata e faccio: ah, perfetto, è arrivata la persona. Ok, e poi sono andato via. Pensava che ti stessi. No, pensavo che secondo me avessi avuto un problema. Secondo me che stessi facendo il voyeurista. No, ma di che? No, magari, che stessi parcheggiando. Secondo me no, secondo me è tipo un guasto all'auto. Allora, però ti detto, non potrebbe stare qua? Perché ma sapete che le quattro frecce non andrebbero usate? No, infatti. Perché? È una cosa emergenza. Italiana ma la cosa dire? Di parcheggio vuol con le quattro frecce. Sì, sì. Certo. È quando ti si rompe la macchina autostrada. È come mettere il triangolo. Quando tu accosti, no. Anche in doppia fila, quattro frecce. No, non si può. No. Ma cosa vuol dire non si può? È come mettere... abitudine, ma non è giusto. Quando vai a prendere una pasta e un caffè stradale, in cui mi dice è questa come cosa. Mettere il triangolo. Infatti, c'è la formula del triangolo. Ho guasta la macchina. Ma no, ma brioche e caffè non è l'emergenza la mattina. Esatto. No. No? Ma veramente tu non ti puoi accostare con le quattro frecce? No, non si può, a meno che non è un guasto. Guasta la macchina. Ah, non lo sapevo. Tra l'altro se la sosta è l'arresto. Cioè tu in certe zone puoi soltanto fare l'arresto arresto, ma devi restare dentro la macchina. Arresto dal punto di vista penale. Ah, c'è anche quello poi. Pesissimo, non lo sapevo questa cosa. Ma come l'hai scoperto? Non mi ricordo. Ah, ti sei messo con le quattro frecce ovunque? Io le uso, sì. Anch'io un ma perché in Italia si usano. Esatto. Fanculo. Sì. Vabbè. Perché comunque la mia macchina è qui e non ci sta per questo in effetti momento... si chiama Hazard Warning Flasher Emulation. Quel pulsante. Ok. Rischio hazard, no? Sì, esatto. Cioè io vedo un rischio, faccio le quattro frecce. O sono un rischio. Sì, oppure sono un esatto, rischio mentre le quattro frecce. Vabbè, le usi anche quando sei esatto in emergenza che devi andare spedito in corsia d'emergenza. Ma no. Ma come no? Sì. Oddio, magari potrebbe Klaxon e fazzoletto fuori. Ma quello è quando uno è incinta. No, ma non si può. Emergenza in macchina è klaxon e fazzoletto fuori. Fazzoletto è vero, anche io incinta. È la sostitutiva dell'ambulanza. Però non è vero. Sì, a me l'ha insegnato il vigile all'ufficiale. Tu lo puoi fare. Sì. Cioè, okay. Può essere un'emergenza. Non pensavo. Se devi andare in ospedale. Sì, okay. Sì. Quello che mi chiedo sempre è, in questi casi puoi fare anche le preferenziali? Beh, a quel punto è l'ultimo problema, la multa. Vabbè, però puoi farlo, magari sì, secondo me sì. Le però arriva la multa, devi esatto, dimostrare che le ricevute dell'ospedale. Puoi provare. Per me, secondo me, io penso che Nick sei andato dritto a un casello. No, allora, quando ero piccolo, mi sono tagliato nella testa e mi hanno portato in ospedale con il fazzoletto bianco. Ma anch'io lo farei. Poi, se mi arriva la multa, bella. Cazzo, a posto di tamponarti, avevo usato il fazzoletto bianco. No, tamponato, sto andando in ospedale. E secondo me, ha fatto le preferenziali. Ok. Cosa vuole fare, Pisch? Bel sondaggio. Bel sondaggione. Ah no, pensavo volesse mandare Bad Driver perché Nick, ma ti è poi arrivata la multa per il casello a cui hai tirato dritto con lo sciopero di casellino. Ma non ho tirato dritto. Non mi è mai arrivata. E non ho tirato dritto. Io mi sono fermato al casello. Lui mi ha detto, non puoi pagare. Vai. Però ho paura. Anche io ho paura comunque. Secondo me prima o poi arriva. Sì, anche secondo me. Comunque, una cosa che vorrei fare adesso è andare a capire quale film ha vinto per stasera il Watch Party. Anche cazzo, io è importantissimo, cioè dobbiamo sapere che cosa ha vinto. Ma dove l'abbiamo fatto il sondaggio? L'abbiamo fatto su Instagram. Quindi ce lo dirà però Nelson. Poi lo rifacciamo sulla live di Twitch per vedere se le persone di Instagram sono venute qua. Perché di solito noi riusciamo a pilotare alla fine il sondaggio. Sì, ci sta. Il film scusa, ti interrompo aspetta, un attimo. Fai classifica al terzo posto. Sì. Scusa, intanto ringraziamo Vittoria che ha effettuato un ordine sul nostro shop. Grazie mille. Però aspetta, tu mi stavi dicendo una roba sullo shop. Su quale maglietta sta vincendo? Quale maglietta sta vincendo e quale pezzo sta un po' perdendo e che quindi, insomma. Purtroppo la giacca. Io pensavo andasse di. Purtroppo il prezzo è quello che è. Probabilmente è quello che la sta un po' frenando. Secondo me sì, in realtà, non fatevi scoraggiare dal prezzo se vi ispira. È una bella giacca. È fatta bene. Ha usato un amico di Nick per arrampicare questo weekend. Si è trovato bene. Si è trovato molto bene. Ci sta. È molto carina. È molto carina. Comunque, no. Volete sapere che maglia sta vincendo? Rosa. Che colore? Vabbè, te l'ho detto. No, quando me l'hai detto? Te l'ho detto. Non me lo ricordavo. Il giorno che giocavamo alla Play. Forse sì, è vero che me l'hai detto. Sta vincendo la rosa. Sta vincendo la rosa. Quella di Guarna rosa. Fighissimo. Ma proprio staccando di brutto? Oppure. Devo guardarci perché sono dati del primo giorno. Ok. Devo riguardarci. Ci sta. La prossima live vi aggiorniamo. Ora sentiamo la classifica. I quattro film in gara sono in ordine sparso:
Mission Impossible 2. No, ti prego, Godo. Ti prego, Super no. No, in ordine sparso. Ah, ok. Super Mario Bros. Bello, bello. Prey e il segreto della sirena. Bello. Vediamo al quarto posto con 328 voti. Per me Mission. No, io spero il segreto della sirena. Prey. Top. No, ma film olandese. Vediamo al terzo posto con 808 voti. Il segreto della porca sirena. Merda. No, Vez vince Mission Impossible. Vecchio. No, no, Mission Impossible è una merda. Al primo posto. Cazzo, aspetta, aspetta. Devo dire che la storia ancora l'ha vista tipo un quarto della gente che vede le nostre storie. Ma rifacciamo il sondaggio in live, eh? Sì, lo rifacciamo. No, adesso. No, beh, ho capito. Sì, no, no, guarda, se lo occupano quelli al in live. Al primo posto con 1479 voti contro 825. Quindi staccato quasi del doppio. Brutto, eh. Super Mario Bros. Sì! Bravo! Quindi ora però andiamo a rifare un sondaggione per la gente in live in questo momento tra Mission Impossible 2 e Super Mario Bros. Ma poi ma allora non serve Super Mario Bros. No, è che serve a portare le persone tutte qua, è che se no okay. No, infatti tutti metti tutti e quattro. Tutti e quattro, tutti e quattro, tutti e quattro. Che alla fine è giusto anche dare più potere a chi ci guarda. Ha ragione Frank, cioè serve a portare la gente che arriva qua. Tu li porti e poi devono mantenere il risultato. Perché poi magari c'è gente che non che da Instagram non viene qua. E fanno quel cazzo che vuoi. Però guarda che il mio film olandese Prey su un leone che scappa e quello a me ispira a questo punto, a quello che vorrei vedere di quello. Più quello per me potrebbe aspetti, essere aspetti ognuno spieghi un attimo i film esatto, che ha scelto. Dai, allora, vediamo, vai, un attimo di contesto. Allora spiego quello che ho scelto io, che è come si chiama? Il segreto della sirena. Il segreto della sirena non so assolutamente cosa sia. Penso sia un film super trash in cui questa sirena è un film tedesco. In questa sirena liceale, mi pare, arriva in questa nuova scuola e forse deve, non lo so, non ne ho idea di che cosa parli. Un'ottima presentazione. Ha preso 4.5 allora, su IMDb comunque. Io prima avevo trovato un sacco di film sugli squali, però ricalcavano molto lo squalo. Lo e squalo. Poi a un certo punto mi si è proposto Prey, quindi il questo leone che scappa dallo zoo e che vanta uno dei leoni fatti in digitale peggio in assoluto. Il leone 3D. Dai, il leone 3D, uno dei più brutti bello, mai fatti. Figo, e quindi ho detto, molto cazzo, figo, questo molto ci giochiamo pesante. Quindi io ho proposto Prey. Scusa, non ce l'avevo pronto. Il Super Mario Bros. Sì, no, volevo vedere. Allora, i dinosauri non sono estinti, ma si trovano in un universo parallelo dalle parti di Brooklyn. I rettili hanno esaurito le risorse d'acqua potabili e il loro carismatico leader, Coppa, tenta di farli emergere del nostro mondo. Una bella studiosa di animali preistorici capisce che solo due idraulici possono fermare questa invasione. No, Mario e Luigi, i Super Mario Bros. L'ho capito adesso. Ma ce l'ha la licenza? È Super Mario Bros perché sono due fratelli. Certo, certo. Sì. Non lo sapevo, l'ho scoperto adesso. Ha 4.1 su IMDb, quindi no, secondo me male, vince proprio a mani basse. Però devo dire che 96 minuti, figli. Quindi si va anche a casa presto. E una roba che non ho capito di Super Mario è: loro sono in Mario Bros. Ah, quindi si chiamano Mario Mario e Luigi Mario? No, no, no. Non hanno, no, si chiama Mario e Luigi, avranno un cognome, senza che cognome. Non conosciamo. Però si chiamano Mario Bros. Perché sono i fratelli. È come dire fratelli. Ragione. È vero. I fratelli. È vero. Però sarebbe Bros. 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 Sì, penso in inglese. Bruce. Ma dico Bros anche no, in inglese. Il film di Nelson è. Il film di Nelson. Scelto. Ah, non l'ha scelto. Ah, non il film di Nick è. Eh no, erano quattro opzioni. Erano quattro opzioni. Dicono che il cognome è Bros. Prego, Nick. Brosman. E Pierce Brosman was io. Mario Mario si chiama Mario Mario il Mario full name è Mario 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 e Luigi Mario Mario c'è scritto su Wikipedia. Dai, Nick, che sta facendo allora, un sondaggio, spiega Mission Impossible 2 perché il miglior il Mission non Impossible adatto, della Nick. Storia è quello con la colonna sonora dei Rage Against the Machine. Sì, bellissimo, però non è adatto. E inizia con una bellissima scena di arrampicata. Tom Cruise che fa lo stuntman di se stesso. È vero? Beh, è uno dei pochi attori che fa. È uno dei pochi attori. Ma io l'ho preso perché volevo rivedere un film che ho visto da piccolo. Sì. E vedere come è invecchiato male. Perché sicuramente è invecchiato male. Ti posso assicurare che non è invecchiato male. Davvero? È con i no, controcazzi. È un film normale. Pensavo sì. fosse un film del cazzo. No, tipo no, con le scene rallentatore tipo a scatto. Ma guarda che mi con le esplosioni. No, sono fatti bene. Sono fatti molto bene. Ci siamo speso un botto. Allora guardiamoci un bel film. Ma no, io volevo uno di quei film. Questa è la mia presentazione. Come si chiamava quello? La cena però, la me, io no, ho sempre pensato io no, io no.
Vai Nick. Vai Nick. No. Come si chiamava quell'attore che picchiava tutti sui treni? Che andava molto. Liam Neeson. No. Jack Chan. No, alto. Steven Seagal. Bravissimo, ah, io volevo Steven un film Seagal. Di Steven Seagal. Steven Seagal, belli, anche perché era un po' migliorante. Steven Seagal. A me è quello che mi fa ridere. Sì. Perché ha dei problemi? È vero, fa cose strane. Ne parlava anche un film però di lui montagna. È un campione. No, è... Lui è un campione di karate. Ma no, è un bugiardo cronico. È un bugiardo cronico. No, è un bugiardo cronico. Lui è tipo... No, lui è un campione di karate. No, è un campione di karate, però lui diceva che è... E cioè diceva una roba ancora oltre. Ok. Sì, no, lui diceva, è più forte di... esatto, lui diceva di, aver, di essere più forte di questo qua. Non so chi. Ma un campione, un ipercampione. No, andò contro questo. E questo qua tipo lo fece svenire con una presa. Sì. E Steven Seagal nega che questa cosa sia mai successa. Sì. Ma è un bugiardo cronico. Ma anche invece vedevo però, che come si... bugia cronica è che lui è stato veramente un mito dei film d'azione. No, è mezzo diagnosticato, sì, comunque provato, è un bugiardo cronico. Okay. Ma invece come si chiama quello pelato pure? Bruce Willis. No, Bruce Willis. Vin Diesel. No, Bruce Willis. Bruce Willis. Van Damme. Quello di Jean-Claude Van Damme. Che adesso fa solo B-movie, autoprodotti. Ha fatto tipo 8 film solo l'anno scorso. Ma cosa dici? Io potrebbe essere ma no, è quello che avrà fatto quello che fa il Corriere, quello che ha fatto Snatch. No, è Bruce Willis. Ma Bruce Willis è famosissimo. È quello del film di Tarantino. Come si chiama quello che ha fatto Snatch, che fa tutti i film d'azione? Chi è che ha preso l'insalata con radicchio? L'ho presa per tutti, è quella con lo speck, con i bruciatini di speck. No, tu hai presente Trappola di cristallo. Bellissimo. Bruce Willis. Die Hard. È un Die Hard tra poi. Ma lui, io dico lui. Okay. Ma come fa B-movie? Adesso fa B-movie, autoprodotto. No, dai. È Jason Statham, è vero. È lui che dico, è quello Statham, che dico io. Okay. Statham è quello di no, Snatch. No, aspetta. Gramigna, no, salsiccia, no, zafferano. Statham è quello di Snatch, anche mia. Sì, ma io intendo, mi sa, Bruce Willis. Vatelo a cercare, Vez. Gramigna, salsiccia, zafferano. Quello è Statham. Gramigna, salsiccia, zafferano. Lo dico Statham, io non mi ricordo. Gramigna, salsiccia. Io. Io non rispondo. Ma l'ho detto prima. Dov'è il mio club sandwich? Mica, aspetta che c'è da mettere insieme il salmone con le verdure. Comunque, volevo semplicemente dopo approfondisci questa cosa, volevo solo dire che io ho sempre pensato a Tom Cruise che per andare a fare un film, tipo non hanno la trama e gli chiedono: tu cosa sai fare? Lui sa: so saltare, so buttarmi da un'auto, so rotolare. Il salmone. E poi dopo da quello costruiscono il film. Tipo, è stato attaccato a un aereo. Impossible 2 è palese che lui abbia detto: ragazzi, sono infottatissimo con l'arrampicata, fammi arrampicare. Prima scena c'è lui che arrampica free solo. Tra l'altro l'ho rivista prima quella scena nel trailer. Pazzesca. Ma io ho pensato: ma come cazzo hanno fatto a farla? Con la corda, però lui ha arrampicato veramente. La tu corda sai che lui... però non si vede. Sì, è stato attaccato a un aereo, davvero. Sì. Beh, e lì lui ha pensato di morire. Sì. Lui è una delle poche scene in cui ha pensato: ora ci schiatto. Muore. Perché lui lì è attaccato a una sorta di... A un imbrago un po' tipo attaccato. Sì, all'imbrago, ma è attaccato a una sorta di AC-130, un aereo okay. Enorme. Tu vedi proprio che lui in quel momento sta andando e lui lì si è cagato veramente addosso. A volo. Ho visto un backstage pesissimo. Sì. Dov'è il mio club sandwich? Prendilo da lì. Guarda, c'è una puzza di zafferano. Piedo. No, no, c'è puzza di piedi. Ho preso il club sandwich. Questa è puzza di piedi. Tonno. Porca troia, io. Uno è il pastrami, mi ha detto Pisca che è suo. Che cazzo vuol dire? Devi capire se è quello il pastrami. Ma Dio buono, cosa vuol dire? Cos'è il pastrami? Non so. Penso sia una roba asiatica. Il pastrami. Ce l'ha. Ah, ce l'ha lui. Bon, bravi tutti. Niente pastrami. E vi porto delle forchette, magari. Bello? Ok. Ce le ha accese in mano le forchette? No, Vezze, mi confermi se Bruce Willis fa B-movie? Però non credo. Che non serve. Grazie. A me mancano tantissimo i film con Jackie Chan e... Con chi li faceva? Non Chris Hart. Rock. Questi l'ho preso per... Ah, con Chris Rock li faceva? È Colpo grosso al drago rosso. Cazzo, hai ragione. Merda. Non è mio. No, ve l'ho preso per voi. Ah. Sono al cazzo. Buon appetito, ragazzi. Cenate con noi e poi dopo watch partone. Grazie. L'ultima volta che ho mangiato questa pasta mi sono cagato l'osso. Chiedono cosa mangiamo. Io club sandwich. Gramigna, zafferano e salsiccia. Me lo fai sentire? Mi piace un botto. È troppo bello. Devo sentirlo. Non è nulla di speciale. È tipo paciutissimo. Però vedrai che sarai deluso. Bene, quindi chi ha vinto? Super Mario Bros. No! Super Mario Bros. Ma nessuno, non avevo mai vinto. Figo. Che responsabilità. Sarà una merda. Quindi vince il film di Frank. Fighissimo. Beh. Mi passi il radicchio, Frank.
4.1 su IMDb. Non posso sbagliare. Sì, quindi non posso aver sbagliato. Cioè, bello per forza. Raga, ma ha vinto l'Oscar Encanto. Pensavo dicessi Super Mario. No. Cos'è Encanto? Encanto è. Ci vuoi fare cagare, mastica, cazzo. Scusami. Il 70, non so cosa. No, in realtà si sta esagerando. Classico Disney. Quello che era andato a vedere. L'ha visto anche Cesare. No, no, presente. Ma. Encanto. Cioè, la mia ex insegnante di canto che canta. Aspetta, lì. Ok. Ma è italiano? No, 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 no. È Disney. Disney. E canta nel doppiaggio italiano. Ah, ok. E, ma scusa che... Sei una scena inguardabile. Ma di cosa parla Encanto? Mi ha cercato. No, questa ragazza senza il talento. Però, ma non l'ho visto. Oh, allora, il film, l'ho visto. Il film è carino, però ho proprio pensato... Se ha vinto Encanto vuol dire che non c'era competizione. La trama di Encanto è brutto. È inconsistente. Ma sì, che altri sono usciti? Cosa c'era in... Infatti io dico, volevo sapere che cos'era... Vincere le macchine? Era bellissimo. Quello doveva vincere. Quello doveva vincere. Quello è vedere cosa c'era. Allora, per chi non l'avesse visto, Mitchell contro le macchine, ok? Ah, c'era anche Luca. Beh, Luca. Luca sorpassabile, non da Oscar, secondo me. Carino. Ma Red non c'era? Io non l'ho visto ancora. No. Non c'era Red. Però ti dico, Mitchell contro le macchine, per me è bellissimo. Anche il valore, e anche un po' tutte le tematiche che ci sono dentro, per me sono fighissime, sono veramente belle. Poi magari un po' trite, ma... E poi fa veramente ridere, tu l'hai visto? No, non so cosa sia. Fa straridere. Cos'è? Film della Sony. L'ho messo di animazione. Veramente figo. Le 5 nomination sono Encanto, Luca, Flea, The Mitchells and the Machines e Raya and the Last Dragon. Basta. Raya, io non l'ho visto. Neanche io. Io nessuno, no, solo Luca. Hai detto Mitchell? Luca ha visto The Mitchells. Non c'era molta roba comunque. Ma infatti, invece volevo chiedere a Nelson. Sì. Cioè, secondo te Will Smith nel film King Richard, devastante? Sì. Veramente bravo? Poi uguale al vero. Poi ci sono delle scene col vero. Perché uguale. Ah, perché ci sono alla fine del film ci sono dei video veri. È identico. Raya era veramente brutto, Raya era molto bello. Quindi contrastante. Io ho sentito Raya dei pareri contrastanti. Però io non ho visto gli altri candidati, scusami. Non ho visto gli altri candidati, quindi non so dirti. Ok. Ma invece miglior film l'ha vinto un film che non ho mai sentito. Come si chiama? Duno. Tra l'altro è il primo film di un servizio di streaming che vince un Oscar come miglior film. Veramente? Perché è stato messo su Apple TV e basta, non è andato mai al cinema. Beh, ma adesso molti anche Netflix. Beh, tipo c'era Il potere del cane. Ha vinto come miglior regia Il potere del cane. Io lo sto vedendo adesso. A voi non piace? A me sta facendo un botto. Però sono a metà. Cioè, proprio è finito. Io alla fine ho realizzato che ha fatto schifo. Ma di cosa parla? Cioè, finito e ho detto che cazzo ho visto. Perché non arriva da nessuna parte? Intanto assolutamente. Non te lo dico, veditelo. Però, cioè, lo intuisco, non è un film. No, no, ma non arriva proprio da nessuna parte. Da nessuna parte. Però già a metà, in realtà, a me ti ispira. Poi dopo non succede un cazzo. Veditelo. Cioè, cosa a me non è prima, Cesi? Cosa abbiamo visto prima da quel film? Cosa? Cosa abbiamo visto da il coso del cane? Cioè, tipo che si sniffa il cazzo? No. Cosa? Si vede il pene di Cumberbatch. Ah, è vero, si vede il pene di Cumberbatch. Sì. Di Doctor Strange, il pene di Doctor Strange. Il pene di Doctor Strange. Vero. Ma c'è la scena, l'hai già visto lui nel fiume? Dio, quanto... Cumberbatch. Sono esattamente lì. Allora, perché c'è un punto... Veramente? Non so se dirtelo o non te lo dico. È vero? Cade un mito. No, non dirmelo. No, non è vero. Cosa stai facendo? No, stai misurando il pene di Cumberbatch? No, non è normale? Vero. Normale. Ma vogliamo parlare di Dune? Ecco, Dune, cazzo, ha vinto un botto. Beh, ci sta a livello tecnico devastante. Dune era bellissimo. Cioè, Dune era, anche... cioè, a livello visivo, secondo me, uno dei più bei film. Zimmer ha vinto per la colonna sonora e ci sta. Cioè, sì. È bellissima la colonna sonora di Dune. Fotografia? Non mi ricordo. Ha vinto fotografia, montaggio. Sì. Fotografia l'ho detto a caso, eh. Ah. Cioè, ma era una domanda. Ma magari in sei premi tutti tecnici. Cosa? No, dico, magari in chat ci sanno dire che cosa ha vinto. Effetti speciali, vado, scenografia, colonna sonora. Cos'è Licorice Pizza? Già sentito Licorice Pizza. Non so cosa c'è però. Ah no, io c'ho i vincitori, ma tipo una categoria per volta. Io non ho capito. Qualcuno di voi ha visto Belfast? No. Ok. Perché ha vinto la roba. Un film. Tipo. No, niente, sono tutte le categorie. Cioè, dovremmo andare in ordine di categorie, ma. Comunque ho visto
qualche giorno fa, The Imitation Game. Ma tu non l'avevi mai visto? Non l'avevo mai visto. A parte che ho pianto alla fine. Anch'io di brutto. Di tutte le volte. Mi sono tristissimo alla fine. Interrogato sul fatto che Cumberbatch può fare dei ruoli, fa sempre questi ruoli in cui è o un genio strafigo, stile Sherlock, ok? In cui proprio dici, cazzo, è un figo totale, un po' intellettuale. Oppure fa l'intellettuale completamente sfigato, come è in The Imitation Game, ma come è anche nel favoloso mondo di Louis qualcosa, Louis Wayne. Però nel Potere del Cane tipo è uno stronzo. Ed è bravo? È molto bravo. Okay. Fa una gran paura. Okay. Però fa sempre un po' questi personaggi intellettualoidi. O no? Un po' strani, un po' fuori dagli schemi. No, ho notato questa cosa qua. È un po' la sua faccia. È una faccia un po' strana. È una faccia molto strana. Molto intelligente sembra. Dicono Andrew Garfield lo meritava. Beh, c'è cioè la serie Spider-Man. Una serie molto figa con Cumberbatch su Now TV, dove lui fa il tossico. Ok. Bellissimo. Ha vinto anche come attrice non protagonista la ragazza che fa la spagnola, la latino-americano in The West Side Story. Ma qual è? Che non ricordo. È il musical di Spielberg, che riprende da un vecchio musical del 70. Ah. Ed è fighissimo. Cioè, quello del film lì a me mi ha fatto tantissimo. Ma come ballano, come recitano, è bellissimo, è stupendo. Io ho visto solo il trailer, mi ha fatto mezzo incazzare, non so perché. Perché? Boh, perché non sono abituato ai musical, ma cioè, magari è un bel film. Neanch'io. Però il trailer proprio non mi era piaciuto per nulla. Lo Scottex. Mi passi. Scusami, non stavo capendo. Grazie. Ti ha fatto mezzo incazzare? Ma solo il trailer, cioè. Ma perché? Non vuol dire niente nel trailer. Non lo so perché, però era troppo musical, ma vabbè, è tutto quello, è tutto quello, però è fighissimo perché tipo combattono mentre ballano. Dicono non sanno più che inventarsi West Side Story anche basta. No, non è vero, è una puttanata. È bellissimo. West Side Story è meraviglioso. È meraviglioso, cioè una roba devastante. Pietro Rossi che merda i musical. No, scusami, Leone di Nemea. No, no, ti dico, anch'io in realtà parto con questo diciamo pregiudizio. Poi in realtà quando l'ho guardato ho cantato le canzoni per una settimana. È anche stupendo. Rivisto La La Land da poco, giusto? Purtroppo no. Però lo vorrei rivedere. Dopo che ho visto The West Side Story ho detto, ok, forse quando ho visto La La Land avevo troppi pregiudizi in confronto dei musical. La La Land è merda spruzzo, mi dispiace dirlo. Nelson, ma questo è bellissimo. Tipo, a me non mi è mai piaciuto un botto. La La Land. Io mi ricordo che mi volevo alzare dalla sala e uscire per La La Land. Però, dico, magari adesso. Io ho provato a rivederlo. Cazzo, ho smerdato a spruzzo. Quittato. L'ho quittato a metà neanche. Ma forse perché la storia la trovo proprio banale. La trovo proprio stupida. Cioè, non capisco che persona potrebbe colpire. Questa cosa dell'infrangere i sogni. Boh, non lo so. È proprio. Mi sembra semplice. Mi sembra tutto prevedibile. Effettivamente lo è. Mega. Sì, e neanche gli effetti visivi mi esaltano. Neanche i balletti, neanche le canzoni. Non ero molto più piccolo all'epoca, non lo so. Guardati Jesus Christ Superstar, se ti piace. Me lo vorrei vedere. L'ho visto da piccolo. Capolavoro. Però non me lo ricordo minimamente. Era veramente bello. Ma come si chiama quello di Andrew Garfield? Tic Tic Boom. Quello è bellissimo. Sì. L'hai finito? No, però mi sono dimenticato. Io quello lì è quel trailer. Ero praticamente alla fine. Ma non ho visto questo. Ma come? Ho visto quel trailer, ma mi ha fatto incazzare. No, è figo, è figo. È bellissimo. Quella bellissima poi è una storia vera. Ah. Triste. Perché muore? No, non te lo dico. Perché Miss Malik continua a spammare da tipo un'ora. Leggete la trama di Luca Way. Cos'è Luca Way? Luca Way? Fa un horror. Mi sto uccidendo. Non mangiate in live. Non si mangia in live. Perché? Ho cambiato le regole. Luca Way. Comunque a me è sembrato, magari è una mia impressione, che nei confronti di questi Oscar, poi magari è perché io non seguo più l'ambiente, ci sia stato molto meno hype. Anche a me sembra. Cioè, così. Ho sentito veramente parlarne molto meno. Di solito si facevano tutte le previsioni, c'erano tutte le nottate con la gente. Poi ho visto che comunque alcuni del tipo settore YouTube che si occupano di film hanno comunque fatto tutte le live a tema. Però una volta mi ricordo sempre nella tua bolla di persone. Non ho capito, infatti non ho capito se è stata una questione di mia bolla che ho seguito meno la cosa. Però mi è sembrato proprio gli ascolti sono belli giù, No, quello sicuramente. Io sinceramente le uniche edizioni che ho seguito sono state quelle dove c'era DiCaprio, perché mi interessava di sapere se vinceva. Okay.
per il resto non ho mai seguiti anche quest'anno. Ma quello alimentava sempre un botto, perché dicevi, cazzo, magari è il suo anno, questo è il suo anno, questo è il suo anno. Cioè, ma comunque alimentano anche un botto se sai che sono usciti film belli o brutti. Sì, cioè, io credo che in questi anni qua, già dal 2020, stia uscendo veramente poco. E quindi sicuramente fai anche più fatica a finire a seguire gli Oscar, perché magari non c'è il film che hai detto, porca troia, il mio film preferito. Cioè, io l'edizione che ho guardato tutta in diretta, l'unica, c'era Wolf of Wall Street. E mi interessava quello. Dove ha vinto Matthew McConaughey. È vero, con Dallas. Dallas Buyers Club. Sì. Esatto. È vero, è vero. Ma secondo me quello è anche il fatto che abbiamo vissuto un po' degli anni morti dal punto di vista cinematografico. Sì, secondo me ha ragione. Ha vinto quello della teoria del tutto. Ha vinto lui? Mm-hmm. Stephen Hawking. Come si chiama lui? Non mi ricordo mai il nome. È quello di Animali Fantastici. Oddio. Oddio, lui. Mai saputo il nome, secondo me. Cazzo, è lui, assurdo. Sì. Rivaluto tutto. No, invece è andato malissimo quello di Spider-Man. Si chiama... Agli Oscar? Vabbè, Eddie Redmayne. Eddie Redmayne. Non è da Oscar Spider-Man. No, però non ha vinto niente. È uscito un film di Spider-Man. È uno dei film che ha venduto di più quest'anno. Però cioè, non è un film che mandi agli Oscar, secondo neanche me. Neanche secondo me. Spider-Man. C'è cioè, un film normalissimo. È bello. Cosa per gli effetti speciali? Giusto quello, non di più. Chi l'ha vinto? Poi McConaughey non ha vinto l'Oscar lì. Ha vinto miglior film da Spider Club e Jared Leto non protagonista, se non ricordo male. Non credo. Beh, ha vinto miglior attore. Mm-mm. No, ha vinto, non è vero, film. Ha vinto. Non è vinto film e non protagonista Jared Leto. È vero, l'attore. Sembra strano. Sono convinto che l'abbia vinto, l'abbia tolto a DiCaprio un anno. Però recitavano insieme in Wolf of Wall Street. Sì, però gliel'ha tolto per Dallas Buyers Club. Io non mi ricordo che io tifavo DiCaprio e odiavo Eddie Redmayne. Ok, però magari mi ricordo male. Vado a vedere. Ma infatti, se non fosse stato per, secondo me, per lo schiaffo e per l'Oscar, Will Smith non si sarebbe cagato nessuno. Io, cioè, ho visto la lista dei film, non li conosco. Neanche io. Solo quello con Will Smith. Infatti, io vi ho chiesto di Belfast perché l'ho sentito nominare 8000 volte, ma non l'ho ancora visto. Allora, miglior attore l'ha vinto McConaughey nel 2014. Per cosa? Se ci puoi cliccare sopra. Dalla Buyers Club. Non credo. Sì? Sì. Interstellar. Ma raga, io l'ho sentito. Cliccaci, pisca se riesci. Del 2014. Mentre controllate. Ma Interstellar ha vinto miglior film? Metti McConaughey, miglior attore. Vabbè, cos'è Coyton? È che hanno dato in questa edizione qua, poi magari sbaglio. Avevo sentito che davano l'Oscar alla carriera a Samuel D. Jackson. Sì, lui, è vero. Che è assurdo, perché lui ha fatto un sacco di film. Ha fatto troppi film, ma non ha mai vinto nulla. Avete sentito? Samuel D. Jackson. Mace Windu. Avete sentito che vuole tornare in Star Wars? Sta premendo un botto per tornare in Star Wars. Che cazzo fa? Bellissimo. Mace Windu. Ma tu mi dicevi una abbastanza interessante su di lui. Sì, che credo, cioè adesso devo controllare, perché devi controllare delle cose, come la Bibbia, verificarle. Ma come? Ne sono quasi sicuro. Che se ti dico una cosa sono certo. Samuel Jackson non ha il telefono cellulare e gli lascia un tipo di messaggio in segreteria, lui sceglie se rispondere o meno, ma è irraggiungibile alle persone in generale. Se fosse vero, molto figo. Cioè, in questo esatto momento mi è venuto il dubbio che non fosse lui ma un'altra persona, ma secondo me è Samuel Jackson. Beh, viviamo tutti così. Pensiero intrusivo. Se potessi. Guarda, io mi sono stupito che lui ha 70 e passa. Sì, lui, ma non invecchia per non niente. Non invecchia per un cazzo. Perché è pelato. Cioè, sì, secondo me ha una pelle molto lui avvantaggiata. Facendo, infatti lui facendo Fury nella Marvel, cioè tu dici, lì avrà 50 anni. Sì, infatti è assurdo. 60, ma ha 70 e passa anni. Infatti, assurdo. Ma più che altro, infatti, in Marvel... in generale nei film, secondo me lui ancora non potrà andare avanti tutta la vita a fare così. Cioè manca poco, secondo me, alla lui, data comunque, di scadenza. È assurdo perché lui è famoso per i film in assoluto che io non ho mai visto, quelli di Spike Lee. Ok. Lui è molto famoso per i film per aver recitato in dei film di Spike Lee che io non ho mai visto. Cioè Spike Lee è in assoluto forse il regista che conosco meno. Io non so cosa abbia fatto Spike Lee. Un botto di roba in realtà. Però molto, secondo me, roba da americani. Cinema indipendente americano. Molto sui diritti e varie. C'è che cita? Ah, beh, Will Smith nella sigla di Willy, il principe di Bel Air. Lo cita? Non cita Spike Lee? Quando? Ecco perché so chi è Spike Lee. Spike Lee. Ah, è vero, esatto, cazzo, ma non ho più idea di chi è. Vabbè, lui è famoso perché tifa di brutto i Knicks, New York Knicks di basket. Ma è sempre vestito. Ah, Malcolm X. Allora l'ho visto Malcolm X. Non l'ho mai visto. No, Malcolm X è bellissimo. Ha fatto Black Klansman. Black Klansman. Dov'è?
Il secondo. Non so cosa sia. Ah, è quello con Adam Driver e il figlio. Non l'ho visto. È quello di Tenet. Non l'ho visto. Ma Adam Driver per me è pazzesco. Cioè, come recita lui. L'ho completamente rivalutato. Ma è pazzesco. Pazzesco. Ma è assurdo che io la prima volta che l'ho visto nella. Nel ruolo di Star Wars. Anch'io. Di non so chi sia da dai, Kylo Ren. Kylo Ren. Ma dai, lei fa. Dai, Star Wars è guardabile. È in assoluto, ora come ora, uno degli attori. Però il problema della voce, secondo me, dovrebbe farsi cambiare la voce. No, è illegale. Guardati un altro film. Guardati The Last Duel. Allora, ha un doppiatore italiano. No, doppiatori non mi interessa. No, infatti dico, ha un doppiatore italiano che secondo me non dà merito. Non gli rende giustizia. Per quanto è bravo, perché lui veramente è in lingua originale, ma se lo vedi anche un po' in dei film particolari è devastante. In Star Wars è inaffrontabile. In Star Wars è inaffrontabile, è successo qualcosa. Sì, è vero, non è nulla di che. Non è nulla di che. Magari ha studiato dopo. Però l'hai visto in italiano Star Wars? No. Ah, ok. No. Ma secondo me lo dici perché fa cagare il ruolo di Kylo Ren. È molto brutto. Cioè, è super inetto. Sì, però non è che recita bene, che dici cavolo. Ma anche perché ha una faccia particolare, ha un viso particolare. Quello sicuramente. È assurdo. Me lo farei un botto. È proprio figo. Ah, lui è proprio brutto. Cioè, no, no, è il contrario. È l'antifigo per eccellenza, ma è fighissimo. Esatto. Cioè, secondo me è affascinante. Lui, non ha dei bei tratti, ma è fighissimo. E cioè, poi mi sembra tipo che lui abbia un petto di 3 metri. Non capisco quanto è alto. Lui è gigante. Lui è gigantesco. È veramente largo, cazzo. È un buon atomico. Ma stanno facendo Io sono leggenda 2. È vero. Ah, sì. È vero, figo. Un culo. Ma adesso lo stato guardando così. Giusto per Sabacco su Elden Ring. Chissà. Mm-hmm. Hunter Hunter. E basta. Ok. Euphoria. Io ho finito Euphoria. Ah, che cazzo ti è piaciuto? Ok. Un botto. Esagerato qualche volta. Contestabile. Sì, però alla fine, cioè, secondo me diventa sempre molto di più un teen drama mano a mano che vai avanti. E lo apprezzi per tette. Quello. Chiedo a te. Ce n'è qualcuna. Ok. E cosa devo dire? Sì. No, chiedevo. E non risponderò a questa domanda. Esatto. Te, Frank? Ah, io ho appena finito MasterChef Italia 11, edizione incredibile, veramente, senza parole. Adesso ho ripreso la 7. Ma scusa, ma lancia, fai il gancio. Mi hai proposto oggi. Tracy, sei invitata in live e se vuoi venire. Ah. Ma va bene anche Carmine. Ma è una persona a modo? Cioè, nel senso, secondo te è ospitabile? Conosco, no, però dico ospitabile, che sì, potrebbe tenere sì, sulla cosa. Ma io, cioè, a me vanno bene tutti in realtà. È brava? A cucina, io non lo so, non ho mai possiamo fare un programma. Anche una blind box. Un programma sarebbe figo. Bello. Ma era blind box contro la campionessa di MasterChef. Ah, figo. Ma invitata. Sa friggere? Lei sì, cioè credo di sì. Dalia non sa friggere. Ok. Dalia sei invitata a friggere. Fighissimo, Dalia. Ma era Dalia e la frittura, bello. Pingo, vedi che anche Pingo segue. Io e Pingo parliamo continuamente di MasterChef. Guarda che è tecnicamente bellissimo da vedere. Cioè tutte le inquadrature quando lato audio, ma abbiamo già parlato anche l'altra volta, è veramente. No. Tu cosa stai guardando? Euphoria. Anche te? Upload 2. Cosa? Amazon. Sì, è quella serie su Amazon che è un po'. Cioè una serietta in realtà. Okay. Però è super piacevole. Dove c'è quest'uomo che muore all'inizio della prima stagione, non è spoiler. Okay. Muore e viene messo, collocato virtualmente prima che il suo cioè muore in realtà, scusami. Ho sbagliato. Ho già capito. Siamo in questa società in cui futuro prossimo, la gente quando sta per morire può essere salvata e uploadata dentro questo mondo virtuale. Però cos'è che uploadi? Esatto, tipo. Non puoi uploadare l'anima. No, è un film. No, vabbè, chiedo. Tipo San Giuliano. No, la sua testa, cazzo ne so. Tipo, figo, virtualizzi lui. Quindi alla fine compare con una persona non normale. Okay. Cioè, alla fine il posto virtuale è un hotel fighissimo, che sembra un hotel di Baviera, tipo. Okay. Bello come trama, in realtà. E basta. E lui si interfaccia con il suo angelo. Come tutti i residenti dell'hotel, l'angelo non è altro che una dipendente dell'azienda che gestisce questo mondo virtuale e sta dietro a tutti loro. Okay. Lui si innamora del suo angelo, storia, gli angeli possono trasferirsi dentro l'upload per fare determinate cose. Carino. Bello. Esplode la testa, è vero, quando ti virtualizzano, quando ti ficcano dentro ti esplode la testa. Perché questa cosa? Così. Ma, cioè, in realtà è una sitcom. Ok. Cioè, molto. Però, boh, è carina, cioè, felice. Ci sta. Cioè, no, mi piace. Good vibes.
Sì. Maurizio Merluzzo doppia il protagonista. Lo sto guardando in italiano perché non me ne frega un cazzo. Cioè, vabbè, ci sta, per onesto. Voglio leggero. E... onesto, onesto. Scusa se ti frego il fazzoletto, ma non ne prendo un altro. E nessuno di voi ha ancora visto Red. No, no. Porca troia. No, volevo vederlo l'altra sera. Poi. Guardalo, secondo me è particolare. Cioè, non dici cazzo che bomba, ma ha delle robe molto fighe. Sai, a livello grafico è illegale. Cioè, è sulle muestrazioni. È sulle nuove? È sulle muestrazioni. Sulla crescita. Infatti non me l'aspettavo in realtà dalla Disney. Un po' anche alcune cose che hanno toccato mi sono piaciute, perché non è classico Disney che dici... va su quei temi lì. Invece lì si sono spinti un po' oltre, però con molta classe. Quindi mi è piaciuto. Io ho visto il trailer e dicono bellissimo. Io quando ho visto il trailer ho detto non lo guarderò mai. Infatti non l'ho visto. No, non per ti verrebbe da guardarlo. Esatto. L'ho visto adesso. E dopo ho iniziato a vedere The French Dispatch. Ok. Oh, merda. È fighissimo. Non so, ho visto le prime due storie, è fighissimo. Ma perché guardate i film e li interrompete? Io non capisco. Vabbè, ma quello non ho tempo. Non a volte. Guardavo da solo, per me, per non ho detto, per ma me guarda qualcos'altro. Per me è difficilissimo guardare i film. Ti addormenti? Sì. Cioè, le serie TV no, anche se durano un'ora, un film dura un'ora. Serie TV no, film sì. Però ripeto. Alcuni film, tipo, cioè, se li interrompi tipo nel momento giusto, secondo me hanno un sacco senso. Ho guardato Il diritto di opporsi. Sì. Scopare. Che non me lo ricordo mai, perché mi ricordo che il titolo in inglese è Mercy qualcosa, vabbè. Sì. E tipo lì l'ho interrotto esattamente quando c'è la scena clou che dovrebbe svoltare il tutto. Hype, stile serie. Mi è rimasto un botto l'hype, e quando l'ho ripreso ho detto fighissimo. E lì mi è piaciuto tantissimo il film, secondo me anche grandi interpretazioni di Jamie Foxx. Sì. Però tipo Michael B. Jordan è un po' arrancato, è un po' mono espressivo. Sì. Però la storia è fighissima, e anche lì stavo per piangere alla fine. E ora sto riguardando i film dello studio Ghibli, perché sì, mi sto facendo questo mega... Ho visto Il castello nel cielo ieri sera, e ancora prima Il castello di Howl. Ok. Il castello nel cielo è assurdo, come vedi, la differenza di quando erano agli inizi, tipo anni 80, che mettevano pochissima colonna sonora, un sacco di silenzi e un sacco di momenti silenziosi, e poi tipo Castello di Howl, che è più recente, oppure Città incantata, che ti sparano la colonna sonora a mille, ci sono tutti i giusti suoni. Cioè, sono invecchiati da Dio, ma sono stravecchi. Sì. Ci avranno Castello del Cielo 87, Totoro 88, Città incantata 2001, Castello di Howl, non lo so. Mi ha appena suonato l'allarme a casa. Oh, oh. Che cazzo... E allora ci colleghiamo in diretta con la telecamera a casa di Cesare. È bellissimo. Ma sarebbe... Che cazzo è questa visione? Posta. Ma fighissima. È la solita. Ok. È solo spostata. È specchiata. Perché? Molto bello. Non potrebbe non, non essere sistemato. Non so. Ah, è del 2004 il Castello Errante. Fighissimo. Che poi è, io non lo sapevo, ma è tratto da un libro. È anche Il castello nel cielo, della stessa autrice. Quindi sono robe molto... Non ma la cosa fighissima è che se li guardi in sequenza, poi questa cosa non interesserà a nessuno, vedi secondo me palesemente come tanti personaggi si richiamino a una vicenda. Cioè, ad esempio, c'è la nonnetta nel castello Luca, nel cielo. Giovanni! Cioè, la esatto, tipo... No, c'è la nonnetta del castello nel cielo che richiama tantissimo la nonnetta nel castello errante, oppure richiama la strega nella città incantata. Questo oppure... perché era una fantasia. Sarà citazionismo. Secondo me ci sono un po' di citazionismo. Poi secondo me lo stile è quello. Quindi certi personaggi per forza di cose si richiamano. C'è una bambina nel castello del cielo che è identica a Ponyo sulla scogliera. Cioè proprio lei. L'hanno presa e l'hanno riadattata per un altro personaggio. E non so se è un riuso, un riciclo oppure C'erano i vecchi cartoni animati. Le tavole standard che venivano riutilizzate per diversi cartoni animati. Beh, tipo Robin Hood. Bravo. Con Mowgli, esatto. Il libro della giungla. Ma tantissimi di questi esempi qua. È vero. E come si chiama? Mago Merlino. La spada nella roccia. Anche quella delle cose riusate. Ma c'era tutto il video che te li comparava. L'avevo visti. Vuoi dei cracker? Sì, dei cracker. Il tuo preferito dello studio Ghibli, ne hai uno? Il Porco Rosso. Davvero? Sì. No, anche la Principessa Mononoke. Ma è quello mio preferito. Cioè, Principessa Mononoke lo riguardo molto meno volentieri. Davvero bello. Però è fighissimo. E però il Porco Rosso, tipo, lo riguarderai mille volte. Facciamo un sondaggione, perché secondo me è un po' tricente. Vabbè, che non riusciremo a inserirli tutti. Ma tipo, per me è La città incantata. Per me è Howl. Il vostro film preferito dello studio Ghibli. Non diciamo le opzioni a pisca, vediamo se le sa. Il problema del Castello Errante, che a livello di trama, alla fine, in 5 minuti conclude tutto un po' così. E quindi ci rimani un po' male, capito? Sì, vabbè, sì.
Non so, non mi piace per quello, perché tutto il resto è fighissimo. Di Aul, di Aul, Aul o Aul? Aul. Non mi piace che si, ci sia la Aul. Città, la gente e la città. In che senso? Cioè? Quella città non mi piace. Ma quella bavarese. Ce ne sono varie. Sì. Quella che è ispirata cioè, a... Cioè lui ha la porta magica che entra in quattro città diverse. Cioè ha quattro porte diverse. Io, quella che allora che dico io. Ma lui è... Lui, lui, lui che dici la città, la città bavarese. Lui combatte per due cose in contemporanea. E poi fa una scelta tipo, non mi ricordo esattamente. Porco Rosso, Pogno sulla scogliera... Totoro, ma dopo mettiamo Arco Rosso mi annoia un sacco. Ponyo no, secondo me. No, Ponyo no, metti Totoro. Ma se ne posso mettere di più? No. Ah. Allora, vai con questi. Laputa? No, Laputa no. Il castello non ce l'ho. E Nausicaa. Nausicaa, però sono meno famosi, secondo me, tra questi qua si battagliano bene. No, 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 metti il principe Mononoke lì. Mm-hmm. Così va bene, secondo me. Bello Mononoke, bellissimo. Tu te ne sei persi un botto, però. Sì, io messi due. Ok, cosa hai visto? E ho visto il castello volante di Owl e il principessa Mononoke. Ah merda. Ma vabbè, ma tu hai un mondo da scoprire. No, guarda la città incantata. No, ah, tu guardati la, la città nuovo, incantata. No, l'ho fatto tre giorni fa. Che ah, figo. Ma fammelo vedere. Fammelo vedere. Bello, bellissimo. È Calcifer. Figo. Quando, di, quando è cuore alla fine. Quello del, di Owl. Sì. Il focarello. Sì. Cazzo, ma te devi vedere un botto. Ma sì, che me ne fotte. Anche Porco Rosso non l'ho mai visto. Unusual Banana. Eh beh, beh, ci sta. Dovrei vederlo. Non mi fotte assolutamente niente. No, a me? No, a, okay, a Unusual Banana. Banana. No, a me mi interessa, però sono su quelle mille cose che non riesco a recuperare. Ah, si alza il vento, mi è piaciuto un botto. Bellissimo. Bello, però. Ci stava bello. In molto lista più maturo. Quello. Vabbè. Molto più maturo. E vorrei vedere anche quello nuovo, anche se è tipo con la grafica... Play 2. Play 2, esatto. Lo vorrei vedere un botto. Frank mi sta chiamando. No, cazzo, dobbiamo, vai, andare, dobbiamo andare a sistemare. Tutta questa live l'ho fatta senza aver lasciato sotto da solamente. Mi basta Nicolas, mi basta Nicolas. No, ma io devo sgranchirmi. Tonno vi intrattiene allora. Ma porca puttana. Ma almeno datemi da giocare Elden Ring. Mi fai giocare 10 minutini Elden Ring e me la caso. Ti attacco la play.